Buonasera a tutti i nostri amici lettori di rossomotori.it, qui Raffaello Caruso che vi dà il benvenuto nella prima puntata del Moto Late Show, una rubrica da me tanto voluta, tanto sentita già da un anno fa, quindi pensate un po' di tempo è passato, che finalmente oggi, 17 novembre 2021, ha visto la sua nascita. Il Moto Late Show andrà in onda ogni mercoledì su rossomotori.it e avrà come ospite una persona speciale inerente il mondo del motorsport, quindi che ha contribuito magari scrivendo libri, facendo parte di un team, un pilota e quant'altro, sarà ospite in questa puntata dove si andrà a parlare del suo passato, la sua carriera, i discorsi, anche i segreti che magari le curiosità e le chicche che sanno in pochi. Questa sera magari alcuni di voi avranno seguito i vari indizi che sono stati dati durante la settimana. Per quanto riguarda il primo ospite di questa sera, è stato detto che è un noto scrittore italiano, ha studiato all'estero e ha avuto la grande abilità di poter lavorare in tanti settori dell'automobilismo italiano, tra cui Ferrari e Maserati, le ultime sue avventure. È una persona che è stata anche più volte nostro ospite con me, con Chiara Zambelli, che saluto, ospite in Paddock GP per parlare di Formula 1. È un ospite ben voluto che noi apprezziamo tanto e rientra anche tra i miei scrittori preferiti, perché io vi consiglio, poi ne parleremo, di leggere i suoi libri perché coinvolgono in una maniera assurda. Ma bando alle ciance, è ora doveroso e sono felice che sia proprio l'ospite di questa sera, ovvero Luca Dal Monte, a inaugurare, essere il primo ospite di questa nuova di questo nuovo podcast. Ciao Luca. Ciao Raffaello, buonasera, grazie a te, grazie a Chiara, saluto anch'io, grazie a tutti voi e grazie per le belle parole. Più che abilità e fortuna quando poi riesci ad andare a lavorare in aziende come Maserati, Ferrari o Pirelli Competizione, nel senso, certo, che il mondo dell'automobile, il mondo dello sport, se vogliamo, è un po' un mondo ristretto, quindi però voglio dire, c'è una bella componente di fortuna, di casualità nel riuscire ad arrivare in determinati ambienti. Poi ti rendi conto che Ferrari, che da una parte chiaramente è un'azienda unica al suo mondo, poi in realtà è un'azienda tra virgolette come le altre, nel cui ha bisogno di un ufficio stampa, bisogno di un responsabile comunicazione, così come ha bisogno di altre posizioni, come qualsiasi azienda. È quello che dico, certo, sempre io, no? Quando la gente ti dice, ma la stessa cosa succedeva a me prima, soprattutto quando ero ragazzo, un lavoro in Ferrari sembra quasi, no, un predestinato, un fulminato sulla via di Damasco. Poi in realtà, ed è tutte queste cose sono vere, perché dico, ti assicuro che nonostante le grandi aziende per le quali ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare, la Ferrari è comunque una cosa speciale. Certo. L'altro lato della medaglia è che la Ferrari, per quanto speciale sia, è un'azienda come tutte le altre. Questo lo dico soprattutto ai ragazzi che magari ci ascoltano e che dicono un giorno vorrei lavorare in Ferrari. Ferrari assume persone come le assumono le altre aziende, per cui, certo, ci sta anche che tu un certo giorno possa riuscire ad andare per la Ferrari. Ti racconto una cosa divertente, è che nonostante io abbia passato tutta la mia vita lavorativa, diciamo la prescrittura nel mondo dell'auto, nel momento in cui sono entrato in Ferrari, certa gente ha cominciato a darmi dell'ingegnere, a chiamarmi ingegnere, a dire a mio padre, non sapevo però che tuo figlio avesse studiato ingegneria, come se in Ferrari ci andassero soltanto gli ingegneri. Ingegneri. No, in Ferrari ci vanno tante persone per tante posizioni diverse. Infatti tu nelle varie società per cui hai lavorato, ricordiamo anche all'inizio Peugeot, Toyota, poi in forse la seconda esperienza lavorativa, poi sono seguite Pirelli, Ferrari, Maserati, sei sempre stato, a parte la prima avventura in Peugeot, sei sempre stato responsabile della comunicazione, addetto stampa comunque, quindi sì, sono sempre state posizioni di sì. Tutto rispetto. Beh sì, in Peugeot Italia ho lavorato con il capufficio stampa, sì. I miei due grandi maestri nel mondo della comunicazione sono stati il mio capo in Peugeot Italia, William Dozza, che era il direttore dell'informazione, una grandissima nave scuola, un personaggio di un'umanità eccezionale e di tantissima esperienza, con una squadra giovane che praticamente lui era un po' come se fosse, diciamo, il genitore, noi eravamo i figli, lui aveva un'esperienza pazzesca ed era amatissimo da tutti i giornalisti italiani, ed è lui che mi ha iniziato a questo mestiere, che mi ha dato le prime dritte. E poi l'altro mio grande maestro, Antonio Ghini, che a un certo punto mi prende la Pirelli, mi porta in Ferrari, mi manda, okay, agli Stati Uniti,
un uomo unico, inimitabile, una persona di una parte da un punto di vista umano meraviglioso, da un punto di vista professionale, cioè, io ricordo, dopo glielo raccontavo, anni dopo glielo raccontate, mi prendeva in giro per questo, cioè, però io guardavo Ghini e mi dicevo, nel corso di riunione mi dicevo, beh, fra 20 anni magari, voglio dire, certo che sarò più bravo di adesso, ma non sarò mai come lui. Cioè, Antonio Ghini aveva e ha tuttora questa grandissima capacità di riuscire a guardare le cose da un punto di vista che è completamente diverso rispetto a quello di noi umani. E lui è stato il mio secondo maestro. Certo, infatti tu lo specifichi anche più volte. Prima di entrare in puntata, Luca, volevo salutare il nostro Lara Andrea, il nostro Corrado Giancaspro che ci segue, ci seguono spesso anche in Paddock GP, la nostra nota Chiara Zambelli, la Grande Zambe. Chiara. Franco Giuliani, che è il responsabile del Ferrari Club di Alessandria, Luca Tabacchini. E ovviamente la scuderia Ferrari Club di Alessandria che ci scrive, serata importantissima col mitico Luca Dal Monte. Chi meglio di lui poteva inaugurare questa nuova rubrica? Troppo, Luca, troppo buoni, grazie, grazie a tutti, ma spero di non deludervi. Molto bene. assolutamente no. Faccio finta di niente e porto a casa i complimenti, ditemi. Partiamo dal primo blocco perché ho voluto te come primo ospite anche perché non è neanche un caso, domani 18 novembre per te e per Umberto Zappelloni sarà una data molto importante perché esce il vostro nuovo libro, Gilles, l'uomo, il pilota e la sua leggenda, edito da Baldini e Castoldi. E parlaci un po' di questo libro. Noi abbiamo avuto su rossomotori.it, trovate anche l'articolo su www.rossomotori.it in cui tu ci hai dato una piccola esclusiva parlandoci in anteprima di questo nuovo libro che va a dissociarsi molto da tutti gli altri libri presenti sul mercato inerenti l'aviatore Gilles Villeneuve che correva col numero 27 per Ferrari. Quindi hai carta bianca, parlaci pure di questo libro, come è nata l'idea con Umberto e come l'avete messa in atto e come avete cercato di svilupparla cercando di allontanarvi dalla monotonia che hanno gli altri libri dedicati a Villeneuve. Guarda, ti ringrazio, il libro esce domani appunto per Baldini e Castoldi ed è il quinto libro che Umberto ed io scriviamo insieme, abbiamo scritto i nostri primi tre libri agli esordi, poi siamo andati avanti, ognuno di noi ha scritto libri per conto proprio e poi abbiamo fatto una collaborazione per Gazzetta e Quattro Ruote qualche anno fa su una strada per la Ferrari, poi siamo tornati a lavorare insieme. Un anno fa con il grande libro della Formula 1, sempre per Baldini e Castoldi. Quindi Certo. ogni volta che ci troviamo io e Umberto a lavorare è sempre un piacere perché ci conosciamo chiaramente da una vita, abbiamo stili di scrittura molto simili, ci complementiamo, io sono stato uomo d'azienda, lui è stato un grande giornalista, è un grande giornalista, per cui riusciamo anche a, secondo me, a complementarci bene perché riusciamo spesso e volentieri a vedere a volte le due metà dell'insieme. Quindi penso che funzioni, la partnership funziona perché come persone siamo molto affini, ci rispettiamo, ci vogliamo bene, lavoriamo veramente bene insieme, ma anche da un punto di vista proprio della scrittura, della costruzione, del racconto, penso che unendo le due esperienze professionali così simili ma anche così diverse, riusciamo a dare un qualche cosa a tutto tondo. L'idea del libro su Gilles, diciamo che ci balenava per la testa da tanto tempo e molto spesso quando io o Umberto andiamo in trasmissione, quando andiamo a presentazione di altri libri, la gente ci chiedeva, separatamente o insieme, quando avremmo fatto un libro su Gilles Villeneuve. Noi abbiamo resistito per molto tempo alla tentazione di fare un libro su Gilles, perché sai, un personaggio così mitico e leggendario, scrivere un libro su di lui può al tempo stesso essere la cosa più semplice di questo mondo, no, basta tirare fuori tutte le storie trite e ritrite, scriverle in maniera personale, come scriviamo noi, e darle alle stampe. Oppure anche la cosa più difficile di questo mondo, nel momento in cui cerchi di fare un qualche cosa di diverso, che è quello che alla fine ci siamo ripromessi di fare Umberto ed io, quando di fatto l'anno scorso, sulla scorta del successo del grande libro della Formula 1, abbiamo parlato con Baldini e Castoldi, gli abbiamo proposto a Lucusia, che è il direttore editoriale,
abbiamo proposto un libro su Gilles Villeneuve, un libro fatto alla nostra maniera, quindi un libro che trattasse di Villeneuve, ovviamente come pilota ci mancherebbe anche, ma che cercasse di andare un po' sotto la superficie, cioè andare a vedere questo personaggio incredibile anche a livello umano. E quindi il progetto è stato portato all'attenzione di Elisabetta Sgarbi, che è il CEO della nave di Teseo, che è l'azienda cui fa capo Baldini e Castoldi, e loro hanno, Baldini e Castoldi ha una grandissima, devo dire, disponibilità verso i libri di sport, fortunatamente, sì. Cosa che è rara in Italia, quindi fa veramente tanto onore, ed è stato approvato appunto questo discorso. Ci siamo messi a lavorare, abbiamo deciso di concentrarci, diciamo, non abbiamo fatto una biografia di Gilles, abbiamo fatto un libro che ripercorre i 5 anni di Gilles alla Ferrari, quindi è chiaro che con la teoria dell'iceberg poi vai a volte in profondità su determinati argomenti, la giovinezza, la storia d'amore con Giovanna, i figli, le gare nelle formule propedeutiche, poi la Formula 1, ma noi ci siamo concentrati, i nostri 27 capitoli, abbiamo voluto fare 27 capitoli come il numero con il quale poi è passata la storia, non è l'unico col quale ha corso in Ferrari, ma è quello col quale è passata la storia, quindi concentrare questi 27 capitoli sostanzialmente dal suo arrivo come pilota completamente sconosciuto a Maranello nel settembre del 77 alla sua tragica morte a Zolder l'8 maggio dell'82. Certo, sicuramente sarà un non bellissimo libro che io non vedo l'ora di poter avere tra le mani, così poi da poter recensire. Ovviamente poi sarai informato quando la recensione, certo, sarà online, Luca. Fra poco leggeremo, quando arriveremo nel blocco dedicato, questa domanda di Luca che riguarda la tua carriera in queste grandi aziende, ma ci arriveremo più tardi, non la voglio trascurare, non cerco di non trascurare nulla riguardo i commenti dei nostri lettori. Certo, Luca. Volentieri. Su Gilles Villeneuve, durante la stesura di questo libro, qual è stato il ricordo più bello che hai avuto più piacere scrivere all'interno di questo libro? Guarda, ti dico, mi ha fatto molta impressione quando poi ho scritto della stagione, la stagione 79, la seconda stagione completa di Gilles in Ferrari, la stagione in cui lui arriva a maturazione, nasce il rapporto padre-figlio di fatto con Enzo Ferrari e nasce questo bellissimo, altrettanto bel rapporto di collaborazione, di amicizia con Jody Scheckter. E mi ha fatto particolarmente piacere e impressione perché, voglio dire, tanto Umberto quanto io, di fatto siamo contemporanei, noi abbiamo solo 2 anni di differenza, quindi noi siamo cresciuti da tifosi, da appassionati con Gilles Villeneuve in televisione, poi a Monza, certo, Monte Carlo, si riusciva ad andare a vederlo. E scrive della stagione 79, che a me ricorda la quarta ginnasio, quindi con tutto quello che c'era a livello di amici, di ragazze e tutto il resto, a latere, scrivere di quelle gare, chiaramente scrive dal primo del Sudafrica del 79, 3 marzo 79, ricordo tutto quello che stavamo facendo in classe, fuori, c'è stata una cosa bellissima, proprio da un punto di vista di coinvolgimento quasi emotivo, che poi ti permette in realtà di fiondarti in quell'epoca e di riviverla insieme a Gilles, ovviamente sulla scorta di quanto abbiamo trovato facendo ricerca, delle interviste che abbiamo condotto con personaggi molto all'interno della vita e della carriera di Gilles. Però da un punto, sì, di vista personale devo dire scrivere del 79, che da una parte è esaltante come stagione, perché quando ho scritto del 78, altro anno e stagione ovviamente che ricordavo molto bene, c'erano tanti travagli, perché il 78 di Gilles è stato un anno molto difficile. Il 79 è stato un anno, sto facendo cadere tutto, è stato un anno molto più positivo, è l'anno in cui di fatto Villeneuve si attesta e diventa un grande personaggio, ed è stato bellissimo da questo punto di vista. Voglio intanto, ci raggiungono altre persone, li saluto: Riccardo Gambini, Mattia Canino, Franco Lazzarato della community Motori nella Leggenda, Mitti Adesso, Martina Cacia, e poi c'è la domanda, Luca, di un tuo omonimo, Luca Tabacchini, che ci scrive: ha scritto un libro su Villeneuve, posso chiederle il motivo per cui abbia voluto scrivere questo libro? Da tifoso di Villeneuve, cosa l'ha menzionato di lui per dedicargli un libro e quali sono le emozioni che Villeneuve le ha lasciato?
Diciamo che in parte abbiamo risposto a questa domanda. No, ma ti dico, la parola emozione direi che è fondamentale. Cioè Gilles dava emozioni a noi che lo guardavamo, ripeto, come ragazzi, come appassionati, e penso di poter parlare anche a nome di Umberto, ci ha dato emozioni nello scriverne, nell'andare a parlare con Jodie Scheckter e sentire da Jodie Scheckter dire Gilles era speciale, Gilles era unico, Gilles... la cura con Gilles era un'amicizia vera, cioè vedere confermati oggi da personaggi che si voltano indietro e guardano a 40 anni fa e hanno ancora la stessa emozione loro stessi a ripensare a un personaggio come Gilles, è una cosa che ti dà un grandissimo stimolo, perché poi trovi conferma che il tuo eroe era un eroe davvero. C'è una cosa che ci ha raccontato Jodie Scheckter, secondo me è bellissima, dice quando Jodie arriva diciamo a fine 78 e inizia a girare a Fiorano, no? La cosa che volevano normalmente l'iter, quando si poteva girare liberamente dove si credeva, al di là delle regole che ci sono oggi in Formula 1, il pilota nuovo che arrivava in Ferrari girava a Fiorano per acclimatarsi con l'azienda, soprattutto con la nuova macchina. Teniamo presente che la maggior parte dei piloti allora guidavano degli 8 cilindri di fabbricazione Ford Cosworth, ma Ferrari aveva 12 cilindri fatto in casa. E quindi arriva Jodie Scheckter, un pilota fortemente voluto da Enzo, da Marco Piccini e da Piero Ferrari, per puntare al titolo. Quindi Gilles è ancora considerato acerbo per poter puntare al titolo nell'inverno tra il 78 e il 79. Jodie inizia a girare a Fiorano e pertanto che ci provi non riesce ad avvicinare i tempi di Gilles sul giro. Gilles che a suo tempo un anno prima aveva avuto molta difficoltà ad adattarsi, non tanto al circuito quanto alla Ferrari. E a un certo punto quando Gilles torna dal Canada, perché a fine della stagione si era fatto un paio di settimane di vacanze a casa sua in Canada, a trovare i familiari, il fratello, tutto così, quando arriva a Fiorano, Scheckter trova un Villeneuve che per lui è quasi uno sconosciuto, perché diciamo Villeneuve era arrivato in Formula 1 l'anno prima e non avevano avuto dei grossi motivi di interazione nella stagione 78, e trova che Gilles comincia a dargli dei suggerimenti concreti sulla macchina e su come affrontare determinate curve di Fiorano, in maniera tale da fargli fare un ottimo tempo. E probabilmente battere anche il suo record di pista, il record di pista che apparteneva a Gilles. E Jodie racconta ancora oggi, dice, non mi sembrava vero che un mio, sai, il vecchio adagio, sempre vero, che il primo avversario è il tuo compagno di squadra. Esattamente. Jodie dice, non mi sembrava vero, lui mi spiegava esattamente come fare, proprio voleva che io migliorassi, non gli interessava niente se poi fosse andato avanti e avesse battuto il suo record. Dice, questa qui è una cosa pazzesca, semplicemente non succede. Tu puoi avere un ottimo compagno, un ottimo rapporto con i tuoi compagni di scuderia, no? Scheckter l'ha sempre avuto buono con ad esempio con Depailler, con il quale ha corso per tanti anni con la Tyrrell, ma uno scambio così di opinioni, di consigli su come migliorarsi e magari battermi, non l'aveva mai trovato. E quello è stato soltanto l'inizio. E ha capito che Gilles comunque non era come gli altri. Cioè lui era uno sportivo nel senso vero. Se tu sei più bravo e mi batti, bravo, vuol dire che io dovrò fare di più. È raro, ma è una bellissima cosa per un personaggio. È molto raro nel mondo agonistico. Per cui sì, diciamo Gilles è stato una perla rara. Tu di questo, diciamo, di questo altruismo del pilota canadese, diciamo che ne parli anche nell'ultimo racconto di Belli e Dannati. Sì. Che è dedicato proprio alla vittoria, al titolo in quell'anno 79. Lì, che poi vinse Scheckter, in cui proprio c'era Gilles che va da Forghieri, c'era Forghieri che era tra l'incudine e il martello, perché dovevano dire a Gilles, cerca di farlo andare avanti, perché comunque è lui che è più avanti nella classifica piloti. Il racconto, questione di buonsenso, si intitola, è l'ultimo racconto di Belli e Dannati, quindi in realtà poi quella è fiction, ma come tutti i racconti di Belli e Dannati, quindi diciamo è narrativa, ma come tutti i racconti di Belli e Dannati parte da dei presupposti veri. Esatto. Presupposti che in realtà abbiamo sviluppato io e Umberto in questo libro, cioè l'amicizia tra Gilles e Jodie è un'amicizia vera, per cui
a un certo punto, nonostante Gilles vada in testa alla classifica del mondiale, perché a marzo, le prime due gare del 79 vengono vinte da Jacques Lafitte sulla Ligier, ma poi la terza e la quarta a Cajalami e a Long Beach vince Gilles, peraltro davanti a casa di Scheckter. Eppure, nonostante, come sempre fa, la stampa italiana cerchi di creare il caso, montare il caso per vendere ovviamente più copie dei giornali, e quindi cerca di spingere, di alimentare una polemica che non esiste, cioè dicendo, a fin dei conti, Villeneuve a questo punto può puntare gli stessi al mondiale, Gilles butta sempre acqua sul fuoco, nel senso che nelle dichiarazioni pubbliche dice, a fin dei conti, vuol dire, io non sono stato, il mio ruolo quest'anno non è vincere il mondiale, poi sia ben chiaro, se fosse capitato l'avrebbe fatto molto volentieri. Il mio ruolo oggi, quest'anno, è comunque di coprire, di aiutare Scheckter, perché Gilles sapeva che Jody era stato preso da Ferrari, da Piccini, da Piero Ferrari, per puntare al mondiale. E questo va avanti tutta la stagione. A un certo punto, che è quello che poi io racconto in maniera romanzata, ovviamente, in Belle Dannati, a metà stagione Jody si rende conto che il vero unico avversario sulla strada del titolo in realtà non è più, anche se matematicamente lo è ancora, Jacques Lafitte, perché le Ligier a metà stagione non sono più quelle di gennaio e febbraio, non può essere comunque Alan Jones, perché Alan Jones sulla Williams, che fa una seconda parte di stagione nel 79, ricordiamo, all'epoca c'erano 16 gare divise in due, 8 e 8 si tenevano validi soltanto i primi 4, i migliori 4 risultati per ciascuna parte di stagione, no? All'epoca le macchine non erano affidabili come oggi, quindi lo scarto era accettato. Quindi Alan Jones non può diventare matematicamente campione del mondo perché non ha accumulato abbastanza punti nella prima parte, per cui se vince anche le 8 gare della seconda parte di stagione non può metterne in classifica, non può aggiungere in classifica più dei 9 punti di 4 vittorie soltanto. Il vero avversario rimane Gilles Villeneuve. E Gilles Villeneuve, quando nel famoso Gran Premio d'Italia del 79, il 50esimo anniversario, la 50esima edizione del Gran Premio d'Italia, primo Scheckter, secondo Villeneuve, che lo scorta come un'ombra, non dimentichiamoci una cosa, che quel giorno Jody diventa matematicamente campione del mondo perché Lafitte, che era l'unico, diciamo, non Ferrari che poteva conquistarlo, rimane troppo indietro, quindi non può più aggiungere punti. Ma quello che veramente rinuncia al mondiale quel giorno è Gilles. Perché se Gilles avesse vinto, si sarebbe portato poco dietro a Jody, con ancora due gare da disputare e la possibilità di aggiungere punti anziché sottrarne. Quindi quello che non l'ha semplicemente scortato e l'ha protetto e l'ha difeso dagli altri. Gilles di fatto ha rinunciato a cercare di vincere il mondiale e i danni del suo compagno di squadra perché? Perché così era giusto, perché Jody era stato preso per vincere il mondiale. E questa è una cosa che non va sottovalutata quando si parla di Ferrari, perché quando poi la maggior parte delle persone che abbiamo intervistato, ne abbiamo intervistate tante, ci dicono che Gilles era un puro, Gilles era un onesto, Gilles era uno con un'integrità incredibile. E allora a questo punto vai a rileggere quello che succederà 3 anni dopo, quando Didier Pironi a Imola se ne frega, vince perché c'è la possibilità di vincere. Ecco perché Gilles ci rimane così male, per tutta una serie di motivi, ma anche e soprattutto perché lui una cosa del genere, come non l'avrebbe fatta, non se la sarebbe aspettata. Diciamo che qua, Luca, aspettavo finissi il discorso per mandare la domanda di Corrado, che quando tu parli dell'altruismo, del rapporto tra Scheckter e Villeneuve, Corrado domanda, non è in contrasto con l'episodio famoso di Imola 82 dove ci rimase male, quasi non ammettendo la bravura di Didier in quel GP? No, ma è diverso perché, allora innanzitutto sono due piloti diversi, il Villeneuve del 79 e il Villeneuve dell'82. Il Villeneuve dell'82 è il Villeneuve che innanzitutto poi ha vinto a Monte Carlo 81, Spagna 81, quella che è probabilmente la più bella gara da un punto di vista del leader nell'intera storia della Formula 1, quando tiene dietro 5 macchine nello spazio di un secondo e mezzo o due, quelli che sono.
Il discorso è che chiaramente Gilles è convinto che di avere credito in Ferrari, cioè quello che io ho fatto per la Ferrari, quindi non tanto e solo per Jody, l'ho fatto per la Ferrari, adesso il numero uno sono io, allora poi si possono aprire le famose parentesi che in Ferrari non è vero che c'è un numero uno, non c'è un numero due, a parte questo non è assolutamente vero. C'è un discorso che comunque il leader spirituale di quella Ferrari era Gilles. Ok, sia ben chiaro, Villeneuve di Didier Pironi era un pilota velocissimo, molto bravo, che era cresciuto molto alla svelta, che infatti con la Ligier ha fatto delle cose eccezionali nella stagione 80. Loro si rispettavano, loro erano diventati, erano molto amici, ma proprio perché erano molto amici, Gilles, forse perché era un puro, forse perché era un onesto, forse perché aveva semplicemente, non per dare del disonesto a Didier, sia ben chiaro, ma forse perché aveva comunque aveva una determinata visione della vita e dei rapporti. Lui si aspetta che nel momento in cui è in testa ci rimanga, perché comunque lui è la persona che tre anni prima ha concesso a Jody di navigare tranquillamente verso il mondiale, e adesso si aspetta che in Ferrari facciano così. E lui ce l'ha quella sera, quel pomeriggio, lui ce l'ha a morte con Pironi, ma ce l'ha anche a morte con chi dai box Ferrari espone un cartello slow, e se non voglio spoilerare il libro, ma abbiamo parlato con Dario Calzavara, tanto per essere chiari, Dario era il vice di Piccinini, il vice direttore sportivo, Dario era al muretto dei box quel pomeriggio, e ha visto e si chiede ancora oggi l'insensatezza di quel cartello slow quando potevano essere date indicazioni diverse. Mauro Foglieri quel giorno non c'era e ci ha detto: se ci fossi stato io lì evidentemente avrei dato delle esposizioni diverse. Se non sbaglio era impegnato in una gara endurance, non so, secondo me era la comunione della figlia. Dovrei vedere nel libro, ma non me lo ricordo, non l'ho scritto. No, su quelle cose ci sono quelle cose dove che fanno una grande differenza, no? Voglio dire, ci fosse stato Mauro probabilmente sarebbe stato un cartello diverso. Se Dario fosse stato direttore sportivo anziché vice direttore sportivo, quindi con l'autorità di dare e far esporre un cartello diverso, evidentemente non sarebbe successo tutto ciò. Il cartello slow si prestava ad almeno due interpretazioni, quella di Gilles, cioè mantenete le posizioni, quella di Didier, non fate stupidaggini, non buttatevi fuori la vicenda. Esatto. Poi lì a quelle velocità era anche difficile interpretare il tutto. Sì, però se tu poi vai a vedere, no? Perché quando poi scrivi, cose che facciamo anche io e Umberto, quando poi scrivi vai, oggi su YouTube c'è tutto, vai a vedere i giri finali, vedi proprio il body language, diciamo, della macchina del pilota che c'è. A un certo punto Gilles è talmente abbattuto che rinuncia, lascia stare, gli ultimi giri lo lascia andare via, come dire, ma quella cosa qua me la sta facendo veramente. E certo, ripeto, con quello che lui aveva fatto per Jody, e ma vorrei dirti soprattutto per la Ferrari, si aspettava un comportamento diverso. Certo. Andiamo a recuperare un po' di commenti, Luca. Innanzitutto sì, quello di Chiara, che ci dice, parlando del carattere di Villeneuve, il carattere e i modi di fare di Gilles credo non siano stati molto rari, soprattutto in uno sport competitivo come lo può essere la Formula 1. C'è mai stato un pilota, o più di uno, che hanno ricordato questo particolare aspetto di Villeneuve? Oddio, allora, prima di Gilles, senz'altro. Il primo esempio che mi viene in mente è il grandissimo Stirling Moss, no? Il famoso re senza corona. Pochi ricordano che uno dei suoi titoli di vice campione del mondo poteva a un certo punto essere trasformato in un titolo di campione del mondo nel 58, l'ultima gara si correva in Marocco, e ad un certo punto Mike Hawthorn sulla Ferrari viene squalificato dopo aver di fatto vinto il mondiale con la posizione che ha portato a casa quel giorno, perché qualcuno ha detto che lui era andato lungo in una curva ed era stato aiutato a rimettersi in pista, cosa che non era consentita, e quindi lo vogliono squalificare e vanno da Stirling Moss a chiedere se lui aveva assistito, che mi pare che Moss lo seguisse
in gara. E Moss, Stanley Moss, che avrebbe avuto qualsiasi vantaggio dal dire semplicemente non ho visto, o dal dire l'ho visto, chiaramente fare una cosa del genere, dice che l'ha visto e che non ha fatto nulla di male. In realtà Moss non lo aveva visto, e ti dico, io ho parlato più volte con Stirling Moss e questa cosa gliel'ho chiesta almeno due volte. Lui non voleva assolutamente, cioè non avrebbe voluto che una decisione presa a tavolino da dei giudici andassero a togliere a Hawthorne il mondiale, anche se togliendolo a Mike Hawthorne l'avrebbero dato a lui. Cioè questo è il tipo di personaggi che c'erano all'epoca. È una cosa straordinaria. Bastava dire io non ho visto, l'avrebbero squalificato. Andato a dire invece che lui ha visto, l'ha fatto vedere. E non era vero, ma non voleva diventare campione del mondo con una squalifica data a un avversario che rispettava, del quale era amico. Certo, gentleman driver. Sì, voglio dire, gentleman driver certamente, nel senso di gentleman più che gentleman driver, questi erano professionisti veri, questa era gente che guadagnava, della gente che a differenza di oggi, fortunatamente oggi, rischiava anche la vita. Certo. Sì. Moss non diventerà mai campione del mondo, ma ha fatto anche questo, cioè piuttosto che, ripeto, sarebbe bastato che dicesse che non aveva visto, perché l'avrebbero squalificato, invece è andato a dire che non aveva fatto nulla di male, perché gli sembrava sbagliato togliere la vittoria al pilota. Ti leggo quest'altro commento, Luca, sempre inerente all'ultimo libro che uscirà domani, anche perché voglio cacciarmi anch'io questa curiosità. Ce la scrive, penso, Franco Giuliani, perché è scritto con l'account dello scuderia Ferrari Club di Alessandria. Hai per caso sentito Brenda Vernor per scrivere anche questo libro? Perché comunque lei era molto attaccata a Gilles Villeneuve. Sì, l'ha sentita, nello specifico l'ha intervistata Umberto, corretto, sì. Okay, sì. Perfetto. Poi, Brenda è una di quelle meravigliose e sempre meno testimoni di un'epoca fantastica. Sì, io ho avuto la fortuna anche di conoscerla proprio lo stesso giorno, e c'era anche presente Franco Giuliano durante il pranzo sociale organizzato a Maranello della scuderia Ferrari Club Catanzaro, in cui c'è stato anche il piacere di conoscere e parlare con l'ingegnere Mauro Forghieri. E c'era anche Brenda, e anche lei ne ha raccontate tante. Mauro Forghieri, con me e con Umberto, sfondi porte aperte. Noi abbiamo una venerazione ovviamente per Mauro Forghieri, e devo dire che Mauro, anche per questo libro, ma come sempre con noi, è stato generosissimo. È una fonte, a parte una fonte di estimare, poi è un personaggio incredibile. Sai, Mauro Forghieri è una persona, tu potresti metterti a parlare con Mauro per tre ore di cose che non hanno nulla a che vedere con l'automobilismo o con la Ferrari, e ne usciresti affascinato comunque. È un uomo di uno spessore, di una cultura incredibile, Mauro Forghieri. Vero. Uomini d'altri tempi, per così dire. Assolutamente. Riccardo ci scrive, intuisco che rispetto al libro di quegli anni su Gilles di Nestore Morosini, che ho proprio qui. Grande, mitico Nestore. Meraviglioso, il suo poverino. Il suo è più approfondito sulle varie sfaccettature dell'uomo e del pilota. Oltretutto, immagino, è scritto dopo anni della sua scomparsa, e quindi con memorie sedimentate, interiorizzate, ma anche più maturate, pur rimanendo gli spiriti appassionati degli allora giovani tifosi Dal Monte e Zappelloni. Quindi, ovviamente, come hai già detto, ci avete messo anche del vostro, dell'epoca, di quando eravate giovani e guardavate dal televisore, anche dal vivo, le gesta di Gilles. Sì, sempre cercando ovviamente di non farci condizionare, forse mi sono espresso male prima, di farci condizionare. Cioè, allora, G per noi era mitico all'epoca, come penso per il 99,9% delle persone che lo guardavano, perché se G non riusciva a smuoverti qualche cosa, secondo me c'era qualche problema in te. Quando le scrivi 40 plus anni dopo, non devi farti condizionare da quello. Io ho detto, mi ricordavo la quarta ginnasio e tutto il resto, vero. Poi quando c'è da però guardare le cose, devi cercare di vedere da un punto di vista obiettivo. Certo, e Nestore in questo maestro, cioè Nestore è stato maestro per me, è stato maestro per Umberto, hanno anche lavorato insieme per tanti anni, oltre che essere amico di tutti noi. Il lavoro che è un po' quello che dicevo prima, cioè scrivere un libro su Gilles
da un certo punto di vista può essere la cosa più facile di questo mondo. Scrivere un libro su Gilles può anche essere la cosa più difficile di questo mondo. Certo. Ed è quello un po' che, ripeto, che abbiamo cercato di fare Umberto ed io, anche scambiandoci poi opinioni su determinate cose, come facciamo sempre quando scriviamo insieme. Ne esce un ritratto di un pilota che è esattamente, diciamo, il pilota senza macchie, senza paura, che avevamo conosciuto guardandolo in televisione, e ripeto, quando capitava, di solito per me era Monza e Monte Carlo, gli anni in cui si riusciva ad andare anche a Monte Carlo, vedendolo con di persona, ma è soprattutto la personalità di questo personaggio che Certo. ci ha esaltato, ci ha esaltato mentre scrivevamo. Cioè, quando tu, abbiamo fatto tante ricerche anche in Canada, quindi siamo riusciti ad andare a parlare, oltre con la moglie, siamo riusciti ad andare a parlare con i compagni di scuderia di quando correva in Formula Atlantica. Quindi andare a vedere un Gilles pre-Gilles, cioè un Gilles pre-Villeneuve, un Gilles pre-Formula 1, del quale noi nel libro ne parliamo soltanto il giusto, ma che ci ha aiutato a capire che tipo di personaggio era Gilles Villeneuve. E secondo me queste sono cose che ti fanno capire lo spessore, ripeto, non solo del pilota, anche se poi in realtà di piloti sempre parliamo, ma anche e soprattutto della persona, dell'uomo. E secondo me ne Certo. esce un ritratto straordinario, perché quando Jody, 40 anni dopo, continua a dire, si emoziona quando ti parla di Gilles Villeneuve, vorrà ben dire qualche cosa. Non sul pilota, ma sull'uomo. Esatto. Quando Quindi è proprio. Jody, scusami, quando Jody ci ha detto, io ero lì e non riuscivo a capacitarmi di come questo pilota, che di fatto neanche mi conosceva, mi desse tutti i suggerimenti possibili per andare più forte a Fiorano, ben sapendo che nel momento in cui andavo più forte a Fiorano avrei battuto il suo record. E questo era Certo. Gilles Villeneuve. Torniamo a Bomba, ti spiego allora perché si è sentito tradito da Didier, quando Didier ha fatto offerte qualsiasi cosa, compresa l'amicizia. E attenzione, c'è da dire a favore di Pironi che non sospettava che Gilles l'avrebbe presa in maniera così negativa. Quindi Certo. Didier si era appena sposato, voleva fare il regalo di compleanno alla moglie, se quelle cose che dico a chi dedichi la vittoria, la dedico a mia moglie, secondo me sono cose che non stanno né in cielo né in terra, ma che la gente fa, cioè non ha senso, ma che la Certo. gente fa. Quindi penso che se Didier avesse ragionato, e Pironi era un altro pilota di grande manico ma anche di grande testa, probabilmente sarebbe completamente in maniera diversa. Non l'ha fatto. La cosa brutta, chiaramente, è che poi, diciamo, il loro rapporto va avanti 14 giorni, anzi 13, perché poi l'8 di maggio Gilles muore e non sappiamo come sarebbe andato a finire. Esatto, poi Cioè, senza forse il no di possibilità poi di chissà, di spiegarsi a replica. freddo. Cioè, noi Certo. abbiamo trovato delle testimonianze, beh, di Antonio Giacobazzi, papà di Jonathan, che oggi è in Ferrari, la gestione sportiva, che era molto amico, oltre che essere sponsor di Gilles. Abbiamo trovato una registrazione, che c'è anche su YouTube, se la trovate, del grande Marcello Sabatini. Cioè, Gilles è nero. Gilles di fatto dice che tra lui e Didier oramai è finita. Sai, però voglio dire, se Gilles avesse vinto in Belgio, se Gilles avesse vinto la gara dopo, che era Monte Carlo, magari si sarebbe anche Certo. ricomposta, voglio dire, Chissà come sarebbe no? È che andato poi purtroppo prima o non poi. abbiamo. La cosa abbastanza divertente, anche se poi è una cosa tragica lo stesso, perché quando Didier muore poi nell'87, la moglie è incinta, e quando la Sono due moglie ha gemelli. due gemelli chiama Gilles e Didier. Voglio dire, Che tra avrà l'altro ora ben. lavorano in Mercedes, in Esattamente, Formula 1. l'ho letto anche io poco tempo fa. Voglio dire, vorrà ben dire qualcosa. Quindi c'era un rapporto, ma Certo. c'era un rapporto. C'era un rapporto. Perché Gilles era questo tipo di persona, era quel tipo di persona che si apriva completamente nei confronti degli altri. Però chiaramente bisogna essere in due. Jody ha mantenuto tutto, Jody nell'80, una macchina che obiettivamente non va, fa di tutto. Jody sa che si ritirerà, Jody non vuole vincere il secondo titolo mondiale, non gli interessa, è appagato. Fa di tutto Certo. per fare, ma non ci riesce perché la macchina non va.
Certamente, Luca. Una cosa che noto e che mi fa scorgere la differenza rispetto agli altri libri è ovviamente io conoscendo te come persona, come scrittore, conoscendo Umberto come scrittore, so che non è stato messo lì per caso la scelta di mettere l'uomo prima di pilota. Proprio questo fa intendere già al lettore, magari perché ha un occhio più attento, più critico, che sta per iniziare a leggere un libro che è dedicato sì a un pilota che ha fatto la storia della Ferrari, anche della Formula 1, degli anni, fine anni 70 e anni 80, ma anche che è incentrato soprattutto, come dicevi tu, sulla figura umana, quindi su tutto No, quello che circonda un essere sì, umano. perché comunque se tu ci pensi, cioè 5 stagioni, in realtà sono tante 5 stagioni della Ferrari, anche se non sono complete, 78, 79, 80, 81, un pezzo di 82, con 2 gare disputate nel 77. Ma al di là di quello che succede sulla pista, ci sono tutti i movimenti, le incertezze, pensate al 78, 78 quando di fatto lui a lungo si sente un po' in prestito. Ferrari vorrebbe Andretti, Andretti non può liberarsi. In seconda battuta vorrebbe Scheckter, Scheckter non può liberarsi. Alla fine decide di prendere Wilder. La stampa lo subissa di critiche perché io e Umberto le ricordavamo dall'epoca e abbiamo trovato conferma quando poi vai in biblioteca e rileggi le cose. La stampa accusa Ferrari sostanzialmente di essere vecchio, di aver perso il lume della ragione. Enzo in realtà vuole riproporre un po' quello che ha fatto 4 anni prima con Lauda, cioè pigliare un pilota promettente, giovane, relativamente sconosciuto, plasmarlo e poi se c'è materia, come nel caso di Nicky e come nel caso di Gilles, farlo tipo, assistere la sua trasformazione in campione e portarsi a casa tutti i benefici che sono da una parte Certo. chiaramente le vittorie del titolo e dall'altro il fatto che l'ha fatto diventare grande la Ferrari. La stampa lo critica Ferrari tantissimo e tutto questo va avanti per il 78, ma Ferrari da persona complessa quale è tiene come al solito il piede in 28 scarpe diverse, per cui conferma Gilles dall'altro come compagno a Carlos Reutemann. Lole Sì. era un grandissimo pilota ma era molto umorale. E nel 78 a complicare le cose ci si mettono i radiali Michelin. La Ferrari passa ai radiali Michelin che fanno il bello e il cattivo tempo. Certe volte funzionano e la Ferrari vince con Reutemann, certe volte non funzionano e i ragazzi partono a metà schieramento. Certo, sì. Nell'incertezza di questo tutto, con un pilota che continua a girarsi, Gilles aveva una media di 7-8 testa a coda ad ogni sessione di gara all'inizio, cioè lui usciva e si girava. Vuol dire l'uomo che non riesce a capire la potenza della macchina che ha. No, è l'uomo che sta cercando di andare al limite subito perché vuole dimostrare di saperci fare. Questo per dire che cosa? Che a un certo punto Ferrari ci mette del suo, come sempre. E allora, mentre loro sono, mi pare, a Kyalami a fare delle prove private prima del Gran Premio del Sudafrica, all'epoca, ripeto, si poteva andare a provare prima, normalmente con la scusa delle prove di gomme, lui cosa chiama? Cosa fa? Chiama a Fiorano a far provare la T4 e Elio De Angelis. Che è Elio De Angelis? Diventerà un grandissimo pilota. È un uomo che di lì a qualche settimana vincerà, qualche mese vincerà a Monte Carlo Formula 3, ma è un pilota italiano che la gente, che la stampa vorrebbe vedere sulla Ferrari al posto Certo. di Gilles. E voi pensate il travaglio interiore di Gilles che dice: allora, il vecchio mi conferma, ok, non è ancora scattato l'amore, quindi voglio dire, no? Si tende sempre a banalizzare, io gli volevo bene, sì, questo succede, ma succede poi dopo. Nel 78 non c'è ancora questo rapporto. Quindi Villeneuve viene confermato, va avanti a correre, subisce delle critiche, Ferrari da una parte gli dà fiducia, ma dall'altra chiama, scusami, De Angelis a De provare la Angelis. macchina. Attenzione, quando poi a un certo punto lui, che ha i figli piccoli, prende la parotite Sì. e sembra che debba saltare il Gran Premio di Long Beach, la stampa italiana dice: ma lasciatelo a casa, ma prendiamo De Angelis, che è italiano, grande pilota De Angelis, peraltro. Certo. Quindi quello che lui abbiamo cercato di raccontare, al di là di quello che poi lui farà in pista e a Long Beach, neanche a farlo apposta, uno dei suoi incidenti più famosi, quando salta sopra la Arrows di
la macchina di Regazzoni, cercare di capire che cosa poteva provare quest'uomo che di fatto è tra l'incudine di Villeneuve e tra l'incudine del Del martello. martello, sì. Al di là di andare a spiegare la dinamica di come lui salta sopra la macchina di Regazzoni, cosa che facciamo con virgolettati di Regazzoni che abbiamo trovato nei vari media e con testimonianze di altri, per noi l'importante era ma Villeneuve in questa primavera del 78, che è molto diversa da quella che sarà la primavera vincente di esaltazione del 79, com'era, come poteva, come, quale poteva essere il suo stato d'animo? E allora vai a chiederlo alle persone che erano vicine, cioè Antonio Giacobazzi, che lo vedeva a Modena e gli poteva parlare, diciamo, in privato, perché si era sviluppato È un il suo rapporto di sponsor. sport, ma soprattutto un rapporto di amicizia. Jonathan ci ha raccontato che lui giocava nel camper, il famoso camper con il quale Villeneuve andava, si spostava ai Gran Premi con Jacques e con Melanie, ma il papà Antonio era diventato un po' il confidente di Gilles. Gilles comunque era un ragazzo che era cresciuto molto alla svelta, che aveva una moglie giovane, dei bambini piccoli che avevano avuto loro due molto giovani, quindi si arriva una figura paterna come a un certo punto diventa Antonio Giacobazzi, con il quale si può sfogare, si può confidare senza paura che le sue parole vengano travisate o riportate in Ferrari. Sai, posso andare a sfogarmi con Forghieri, ma Forghieri è il mio direttore Certo. tecnico, voglio dire, la propria. Tra l'altro Forghieri aveva un ottimo rapporto con Gilles, però Congelo. con Antonio Giacobazzi, diciamo, era una persona che era parte in causa, ma non era direttamente interessata alle vicende Ferrari. E per noi avere potuto avere accesso a questo tipo di persone come Jonathan e il papà Antonio è stato semplicemente impagabile per il libro, perché siamo riusciti a ricostruire tantissime cose proprio dello Gilles privato. Esatto. Una cosa, diciamo, per esempio, tanto per darti un'idea, cioè Gilles era talmente intimo con la famiglia Giacobazzi, che la mamma di Jonathan, la moglie quindi di Antonio, cioè spesso e volentieri, cioè col bucato buttava dentro anche la tuta di Gilles da lavare. Tanto per dirti, Il rapporto intimo che c'era nella esattamente, famiglia Giacobazzi. che come episodio è bellissimo da raccontare, ma tu pensa a noi come ricercatori, la possibilità di avere accesso a questo tipo a informazioni che ci possono dare persone che vivevano questo tipo di rapporto. Certo, Ecco, allora che diciamo, il era la libro. quotidianità Gilles Villeneuve per alcune persone. Esattamente, sì, dov'è? È un po' quello che cercate di fare in Ferrari Rex. Sì, mi interessa sapere quando Certo. litigava con Fangio, ma io voglio sapere come viveva Villeneuve, come viveva Ferrari, quali Ferrari. erano, capisci? È sempre quello, secondo me, che è stimolante, innanzitutto per chi fa ricerca e per chi scrive, e poi secondo me per il lettore, perché cerca di avere, riesce a trovare un punto di vista diverso magari rispetto a quello cui è abituato. Certo. Prima tu parlavi, Luca, e mi ricollego anche a una domanda che ci hanno fatto e poi la metto in sovrimpressione, che Enzo Ferrari ha preso questo giovane sconosciuto dal nulla, perché ricordiamo, come raccontava anche Forghieri, Villeneuve in Canada faceva le gare sulle motoslitte. E Sì, le infatti faceva molti prima, cioè, poi gli ha ha avuto preso una in grande Formula 1. carriera in Formula Atlantic, Formula Sì. dell'IMSA e della Can-Am, perché tu sei Però giovane, tu non eri neanche nato, io mi ricordo i titoli di Autosprint, meraviglioso settimanale, allora come adesso, dove c'erano le vignette di lui con la motoslitta, l'aveva fatto sì. all'inizio della carriera, ma poi aveva avuto una signora carriera nelle Vignette formule sempre di Giorgio americane. Serra, se non sbaglio. Alcune Giorgio Serra, e poi ce n'era un altro che non ricordo il nome, che le faceva tutte bianche. Che tra l'altro, ripeto, le cose belle di fare questi libri, Ferrari Rex, ma anche gli altri, La congiura degli innocenti, questo qua, è andare a rivedere. Cioè, io quando vedo certe pagine, certe copertine, certe vignette di Autosprint, io me le ricordo all'epoca. Sì. Cioè, io e mio fratello siamo cresciuti su queste cose. Certo. E ritrovi, no, la Forghieri che al tavolo da lavoro e auto sulla T4, che era effettivamente non era una bella macchina. E a un certo punto il disegnatore dice: metti in bocca a Forghieri le parole. C'è Forghieri e Chapman che disegna la Lotus 79. Dice: io mi Sì. sono ispirato alle formule della natura, fa vedere l'airone, tutte cose belle aerodinamiche. Poi Mauro dice la stessa cosa nella vignetta. E gli fanno vedere l'ippopotamo, un sacco di patate. Voglio dire,
che sono cose che facevano ridere, secondo me, all'epoca come fanno sorridere adesso, che sono completamente ingiuste in realtà verso il genio di Mauro Forghieri, certo. Ma che quando tu ritrovi 40 anni dopo e dici no, io ero a questo, beh, purtroppo oggi vedi tutto sullo schermo, ero a questa distanza dalla pagina del giornale 40 anni fa, insomma, è incredibile. Certo, certo. Luca, tu prima appunto parlavi di Enzo Ferrari che ha preso Gilles Villeneuve dal nulla proprio per crescerlo, farlo maturare tra le schiere della Ferrari e renderlo poi un futuro campione. E un po' mi ricorda quello che sta facendo oggi la Ferrari con Charles Leclerc. Molti paragonano, notano una certa somiglianza tra Villeneuve e Leclerc. Io non mi sento di farlo perché non ho vissuto Villeneuve per poter fare questo paragone, essendo classe 94, quindi per ovvi motivi non ho potuto vivere quei magici momenti di quella fantastica Formula 1 anni 70 e anni 80. Però, secondo te, davvero c'è questa somiglianza tra questi due piloti? E poi, sempre collegandoci a una domanda di Franco Giuliani, nella Formula 1 di oggi chi somiglia di più a Gilles? Allora, il discorso di Leclerc lo facciamo anche noi nell'ultimo capitolo del libro, no? Quello dedicato un po' agli eredi. Fatto salvo il fatto che non puoi trovare più oggi uno come Gilles per tutta una serie di ragioni, no? Banalmente, se si dovesse mettersi a fare sportellate uno come lui e René hanno fatto a Digione, li fermerebbero alla prima sportellata, gli darebbero 5 secondi, poi 10, poi li squalificherebbero per i successivi 3 anni, quindi noi perderemmo questo duello. I piloti oggi quindi non gli è più consentito farlo. Il paragone con Leclerc, in realtà, secondo me ci sta tutto. Ripeto, non devi vedere Leclerc come un nuovo Villeneuve, ma Charles ha questa energia, questa voglia di comunque supplire al mezzo meccanico. E secondo me che lo porta a conseguire risultati, guarda anche la stagione 2020, superiore alle possibilità della macchina. Quindi, molto, se io ti dicessi, allora, Charles non corre la Villeneuve, okay? Nessuno corre la Villeneuve oggi, neanche suo figlio ha mai corso la Villeneuve, però se tu vai a cercare determinate doti in un pilota all-in che non si risparmia, che cerca di andare oltre, secondo me il paragone con Charles non è per niente sbagliato. Certo, non puoi andare, ripeto, l'importante è che tu non voglia vedere in Charles un altro Villeneuve. Charles, ad esempio, usa la testa molto di più nella singola gara di quello che faceva Gilles. Ancora oggi Mauro Forghieri e Jody Scheckter sono convinti che Gilles non sarebbe mai diventato campione del mondo. Ma perché? Perché Gilles correva per l'oggi, correva per questa gara, non correva in funzione del campionato. Allora, e non devi essere un pilota computer, no? Termine già questo in voga. Anche Corrado, Luca, che prima l'avrei recuperato ora, non avrebbe Gilles mai vinto un mondiale per il suo modo di interpretare le gare, ovvero prediligere la velocità al massimo dell'auto, spesso a discapito della matematica. Allora, sì, allora, con Corrado è completamente d'accordo Mauro Forghieri, che ha vissuto la protagonista quell'epoca, e lo è anche Jody Scheckter, anche se poi io e Umberto diciamo sì, d'accordo, ma se nell'82 non fosse morto a Zolder con quella macchina, va bene non ragionare, ma voglio dire, Gilles, come è stato competitivo nel 79, dove aveva la possibilità di entrare campione del mondo, ma ha rispettato la gerarchia e l'amicizia con il rapporto con Jody, nell'82 sai, diventa difficile non pensare a un Gilles che se fosse vissuto sarebbe diventato campione del mondo, perché in fin dei conti campione del mondo con quella macchina rischia di diventarlo Patrick Tambay, che era un grande pilota, ma che arriva in Ferrari a metà stagione. Sì. E Mario fa la pole position con quella macchina. Allora, certo, davanti a Mario sei uno dei mostri sacri dell'automobilismo mondiale, quindi non ti sorprendi quasi neanche che Mario Andretti rientri in Formula 1 dopo un anno di assenza e faccia la pole position a Monza. Ma Mario Andretti è Mario Andretti e quella vettura, per quanto ovviamente troppo pericolosa fosse, era una macchina eccezionale. Questo per dire che cosa?
che però tanto Mauro Folghieri quanto Jody Scheckter sono convinti che comunque il suo modo di pensare, di non pensare, che poi ovviamente è un non pensare relativo, non gli avrebbe consentito di guardare al campionato. Ti dico una cosa che ci ha raccontato Jody, che secondo me è molto interessante e sintomatica. Dice: il problema con, uno dei problemi con Gilles era questo, che quando le gomme cominciavano a deteriorarsi, anziché sì, stare fuori ancora, magari cercare di portare a termine la gara con quelle gomme, ti presenti che all'epoca non era necessario, obbligatorio fermarsi, cambiare le mescole. Certo. Esattamente, spesso andavi dritto senza doverle cambiare. Però dice, quando mi si deterioravano le gomme, io magari cercavo di star fuori e portare a casa comunque il risultato, che poteva essere la posizione, magari scalare di una, ma andare avanti, lui si fermava perché quando cominciava a vedere che i suoi tempi su giro si abbassavano, non si divertiva più, lui doveva sempre andare al massimo. Capirai che per lo spettacolo è una cosa fantastica, per la classifica è una cosa negativa al massimo. Certo. Quindi i grandi piloti, diciamo che i piloti che hanno vinto tanto sono anche i piloti che sapevano non solo risparmiare la meccanica o le componenti dell'auto, ma anche riuscire a fare le nozze con i fili secchi. Quindi, certo, come ti si deteriorano, vai più piano, e se devi rinunciare al secondo posto ti accontenterai del terzo, ma alla fine sono 4 punti rispetto a 0. Certo, anche perché all'epoca erano anche diverso il sistema di punteggio rispetto a quello di all'epoca, esattamente, all'epoca prendevano i punti soltanto i primi 6. Sì. Per cui dire, arrivare al termine era molto più importante. Adesso il giro, potevi fare il giro più veloce, ma sì, te lo segnavano sul tabellino, ma non ti dava neanche il punto. Ecco, allora che ripeto, senza dover essere il famoso pilota ragioniere o pilota computer, quindi Niki Lauda. E o Alain Prost, che poi anche lì va visto che, ragazzi, sì, parliamo di pilota ragioniere, ma io ricordo Lauda, al Gran Premio di Sudafrica 77, che la prima vittoria dopo il Nürburgring, cioè Niki faceva un giro dopo l'altro disegnando le curve, passando esattamente dove era passato il giro prima. Cioè, quando si usano le espressioni, le parole pilota computer, pilota ragioniere, parliamone, che non è assolutamente, esatto, vero. Però un pilota, esatto, chiaramente ragionava e sapeva come comportarsi. Gilles aveva questo grande limite, che in, sì, realtà poi è diventato parte della leggenda, perché tutto sommato, un po' come Stirling Moss, preferisci vincere un titolo mondiale anonimo come piloti che non nominerò, o essere un re senza corona come Stirling Moss, ogni volta che dicono, che lo menzionano, dicono però avrebbe dovuto vincere il mondiale, o un uomo che come Gilles è passato alla leggenda con solo 6 gare, perché proprio pensarci, fino ai conti Gilles, d'accordo, non erano i tempi di adesso dove un pilota riesce a fare 101 vittorie, ma 6 gare obiettivamente non erano tantissime all'epoca. Sì. Anche se poi un pilota come Lauda si ritirava con 25 e Jackie Stewart con 27. No, 6 non erano tantissime, però è entrata una leggenda. Voglio, sì, dire, che non me ne voglio a Jacques è campione del mondo, per cui nell'albo d'oro il nome di Jacques Villeneuve rimarrà sempre. Certo. Ma il peso che Gilles ha avuto sulla Formula 1 è un altro. È un altro. E penso che, certo, Jacques sia il primo che te lo possa dire. Anche se poi, certo, Jacques è diventato, e ha ragione, perché Jacques era un grandissimo pilota, campione del mondo. Certo, ovviamente. Poi, come ben dici, ci sono persone che riescono a lasciare il segno pur non avendo scandito record su record. Ovviamente, sì, anche io, questo è quello della Formula 1, secondo me. Sì, sì, sì. Io ripeto, adesso banalizzando, però, cioè, quando tu vedevi, c'era un Gran Premio, c'era Gilles, tu sapevi sempre che qualcosa tirava fuori dal cappello, che poi magari voleva dire arrivare e uscire alla prima curva perché aveva tentato di passare e non sapeva passare. Una delle cose che ci ha raccontato Mauro Forghieri è che a un certo punto, mi pare nell'81, c'è il motore nuovo, stavano sperimentando sul turbo, chiaramente prima stagione turbo, e Ferrari si era raccomandato con Forghieri che Villeneuve fisse la gara, perché dovevano sperimentare in gara quel motore. Quindi Forghieri glielo ridice, la mattina della corsa lo chiama ancora Ferrari, dice: Mauro, mi raccomando, ricordaglielo, sulla linea di partenza. Forghieri glielo ricorda per l'ennesima volta, anche in francese, sì, gli dice: sì, sì, non preoccuparti Mauro,
partono, va a sbattere all'uscita della Tarzan, quindi dopo 300 metri Sì. di cosa. E gira era così, potevi fare. Questo l'ha raccontato, questo aneddoto l'ha raccontato proprio al pranzo, quando si parlava proprio del fatto che Gilles Visto. non era matematico, quindi non avrebbe mai potuto vincere un campionato. Ha raccontato proprio questo aneddoto del GP d'Olanda. Assolutamente. Ha Sì. stampato la macchina contro cartellone Subito. all'esterno della Tarzan. Sarà stato contento con Ferrari. Le ultime famose parole, non ti preoccupare, ci penso io, e poi sappiamo com'è andata. Luca, passiamo, prima di passare al prossimo blocco e continuare con la puntata, volevo che fossi tu a ricordare quando esce il libro Gilles, l'uomo, il pilota e la sua leggenda, con chi l'hai scritto e per quale casa editrice esce. Allora, l'ho scritto con Umberto Zappelloni, esce per Baldini e Castoldi ed esce domani, che è giovedì 18 novembre 2021. Fantastico, In fantastico. tutte le librerie d'Italia, ovviamente ordinabile anche sul sito della Baldini e Castoldi e ordinabile su Amazon, dove tra l'altro nel fine settimana con i soli preordini abbiamo scalato le classifiche, perché siamo domenica, eravamo già numero uno nelle Esatto, nel primo posto. classifiche esattamente. Con i preordini, perché potevi solo preordinare, non te lo mandavano ancora a casa, per cui Certo. devo dire che c'è tanta anticipazione per uscire. Gilles, 40 anni, sembra che sia morto settimana scorsa, eh. La gente lo ricorda ancora giustamente tantissimo. Sperando che questo risultato sia ovviamente di buon auspicio, anche perché è un libro scritto da due penne brillanti. Parlando sempre di libri, Luca, hai citato ovviamente Gilles Villeneuve, su cui è basata la puntata. Hai parlato di Scheckter, hai parlato di Lauda. Possiamo definirli tutti questi dei piloti belli e anche dannati. È un libro. In maniera diversa, sì. Sì, in maniera diversa, che parlo proprio di questo libro qui che io Oh. ho molto a cuore per diversi motivi. Uno è stato, non ho vergogna a dirlo, io leggo tanto, è tra i libri che ho letto durante il 2020 e ne leggo di vari generi, di vari tipi. Tra i motoristici è stato quello che mi ha colpito di più per il tuo modo di scrivere. Ed è una cosa che io ho ritrovato, tra l'altro, oggi, nel numero 7 di Auto Italiana. A Ah, pagina con gli occhi proprio rin, qui, giusto? no, su Auto Italiana, su a Ah no, pagina 16. c'è La notte che Dio ebbe paura. Sì, Esatto. questo è. Ah sì, questo è il racconto inedito, quindi non è contenuto in Belli e Dannati, sarà sul prossimo libro di racconti. Sì, perché Esatto, ce ne proprio sono altri, sì, ce ne sono altri 14, ce ne sono sì. altri 14. Questo racconto qui molto bello, che su Auto Italiana, che parla proprio di Lauda nonno, quindi il nonno di Niki Lauda, e nella rilettura Siamo di questo sempre racconto. in narrativa, quindi Sì, alcuni fatti ovviamente. sono veri, il resto è romanzato, perché Certo. Belli e Dannati, diciamo, il tentativo hard, grazie a Giunti, a Giorgio Nada che mi ha permesso di farlo, è proprio di fare narrativa parlando di sport. Stavi dicendo, scusami, Esatto, ti una ho cosa nuova. Dicevo che sono legato a questo libro per due motivi. Uno, perché l'ho ritenuto a livello personale il migliore a livello motoristico di quelli letti da me personalmente nel 2020, e ti farei una sfilza lunghissima di Ti testi che ho letti, ringrazio, ti anche perché ringrazio. avevo finito da poco gli esami universitari, quindi ero praticamente libero dal far tutto della vita. E poi Quindi il tuo soprattutto. giudizio in realtà è influenzato dalla libertà mentale, dal fatto di essere contento. Ma ti ringrazio lo stesso. Aiuta anche Soprattutto. quello nella vita. E anche dal fatto che questo libro, poi la recensione che ne è stata scritta settimane dopo la lettura, è stato il fatto di aver avuto la possibilità di entrare in contatto con te, mantenere comunque un rapporto di dialogo che continua praticamente ormai da un anno, sperando che possa continuare ancora per molto altro tempo. E oggi, rileggendo, proprio andando a rispolverare alcuni racconti del libro di Belli e Dannati in questi giorni, e stamattina ho letto proprio, riletto quello su il giorno la notte in cui Dio ebbe paura, l'abilità che tu hai nella narrativa di creare praticamente un'atmosfera al lettore, di immedesimarlo completamente in ciò che legge, tu riesci praticamente a proiettarlo nella visione del lettore, almeno a me capita questo, ma essendo Ringrazio. abbastanza un lettore assiduo, penso che capita a tutti. Ti ringrazio. Beh, sai, Belli e Dannati è un libro diverso perché
è un libro nel quale tento di fare narrativa partendo da episodi realmente accaduti, dei quali normalmente si parla in saggistica. Certo. La narrativa ti permette, Belle dannati, quindi un romanzo che ho scritto per Baldini Castoldi, La scuderia, uscito nel 2009, o questo racconto, ripeto, che è il primo di altri 14 già scritti, che sarà, che uscirà, penso, l'anno prossimo, nel seguito di Belle dannati, ti permette di creare la situazione come le vuoi tu. Allora, io qui c'era il discorso che quello che mi appassionava molto era il fatto di Lauda, no, diventa pilota, come la maggior parte dei piloti dell'epoca, salvo eccezioni, diventano piloti soprattutto, diciamo, nonostante le obiezioni della famiglia. Sì. Nel caso di Niki, la cosa gli aveva fatto, diciamo, effetto in maniera negativa due volte, perché ovviamente non è mai bello mettersi contro la famiglia, ma in secondo luogo lui aveva bisogno di sponsorizzazioni, e i due, il nonno e il papà, avevano delle banche che gli hanno, sì, negato il prestito. La banca poi la troverà e saranno gli avversari, i rivali finanziari, esattamente, no? Che probabilmente non ci vedono tanto l'operazione economica, ma vogliono fare uno sgarbo ai Lauda. Certo. E quindi mi sono inventato questa storia, dove c'è il vecchio Lauda, quindi il nonno, che a un certo punto riceve la notizia e ha tutto questo questi suoi pensieri sul nipote che di fatto lotta tra la vita e la morte. E, certo, e poi c'è questo finale, al quale mi ispiro in realtà un racconto di Giovanni Novareschi. Infatti, se tu vedi in fondo, questo racconto è dedicato a Carlotta, sì, e Alberto Guareschi, un scrittore straordinario, poi per noi gente diciamo della pianura padana, diciamo attorno al Po, Guareschi è stato veramente il cantore delle nostre terre, è stato il nostro Pirandello, voglio dire, certo, Pirandello, magnifico, straordinario cantore della Sicilia, cioè dire, il corvo di Mizzaro, prima che Ciaula e la Luna, cioè sono questi racconti straordinari che ti portano in Sicilia. E per noi giovani Guareschi, chiaramente della bassa padana, quindi terra attorno al Po, nel caso di giovani Guareschi sono a sud, quindi Piacentino e Reggiano. Piacentino in realtà per i suoi scritti, il Reggiano, Brescello per i film. Noi siamo nel Cremonese, quindi siamo proprio dall'altra parte del fiume. E, c'era questo racconto che in realtà è un prologo al primo Don Camillo, e mi ha dato lo spunto per questo rapporto un po' strano tra un contadino nel libro nel racconto di Giovannino Guareschi, e io l'ho trasformato nel nonno di Lauda. Certo. E devo dire che è stato penso sia stato il primo racconto della nuova raccolta che ho scritto. È David Giudici molto gentilmente mi ha concesso. Certo. Io ripeto, collaboro con Auto Italiana, normalmente ovviamente scrivo pezzi di saggistica, quindi articoli, e come non si fa più purtroppo, ma David, tra le sue tante qualità, anche quella di essere un grande giornalista come c'erano una volta, un grande direttore come c'erano una volta, nonostante l'età, perché David Giudici è molto giovane, mi ha dato la possibilità di pubblicare un racconto. Tieni presente che i grandi scrittori del passato, la maggior parte tanti romanzi venivano anche pubblicati a puntate sui giornali, sui quotidiani, sì, sulle riviste, ma tantissimi, gli stessi racconti di Hemingway, la maggior parte venivano pubblicati, o anche Fitzgerald, venivano pubblicati sulle riviste, e venivano poi raccolti in raccolte soltanto successivamente. È una cosa che si faceva molto in passato e che si continua a fare sia in Giappone, certo, essendo stato quello il mio ramo di studi, qualcosina l'ho letta anche in lingua,
anche lì sui quotidiani vengono pubblicati romanzi praticamente a capitoli, a puntate. Sì, puntate. Anche se non sbaglio, in Gran Bretagna e in America continuano a fare così. Ma sai, sono le cose che persi in Italia. È un discorso culturale. Un discorso culturale che da noi purtroppo si è perso. Ed è un peccato. È un peccato soprattutto per quello che riguarda la narrativa. Ed è un peccato doppio quando la narrativa o comunque la saggistica è di sport. Ecco perché dicevo prima, grazie a Baldini e Castoldi che crede nella saggistica, nella narrativa dedicata allo sport, nella fattispecie come Umberto l'automobilismo. Grazie a Giunti e Giorgio Nanna che mi hanno permesso di pubblicare una raccolta di romanzi, di racconti, quindi narrativa nel mondo dell'auto. In un paese dove non si legge, pubblicare un libro di narrativa nel mondo dell'auto, che vuol dire entrare in una nicchia della nicchia, dove, per essere chiari, rischi di perdere i tuoi vecchi lettori senza acquistarne i nuovi. Certo. Il vecchio lettore che è abituato a leggere diciamo pezzi, libri di saggi, di saggistica come questo con Umberto Sugil, come il mio La Cogiura degli Innocenti, come è Ferrari Rex, può non capire che cosa sto cercando di fare con dei racconti. Certo. Fortunatamente invece devo dire che anche grazie a tante recensioni, perché con Belli Dannati è stato recensito dalla lettura che è l'allegato la sezione del Corriere della Sera dedicata ai libri, voglio dire che è una, penso che a livello della mia carriera letteraria con il profilo del New York Times sono le due cose senza togliere niente a nessuno più importanti, perché essere recensiti dalla lettura del Corriere della Sera per un'opera di narrativa sia una bella soddisfazione e un bello onore. Sicuramente sì, Luca. Quindi noi avremo, oltre a questo bellissimo excursus che hai fatto tu sull'editoria italiana, che purtroppo per una serie di motivi si sta perdendo, ahimè, ed essendo nel campo del giornalismo noto anche la differenza tra le varie riviste che vado a leggere, e Auto Italiana mi ha colpito molto perché sembra quasi fatta vecchio stampo, nella cura per i dettagli, sulla fotografia, la meticolosità di ogni parola che è messa lì non per caso. E questo è davvero una bella cosa. Sì, sai, come sempre sono le persone che fanno differenza. Voglio dire, noi abbiamo la fortuna che Elisabetta Sgarbi ha la nave di Teseo, quindi Baldini Castoldi, Luca Ossia, che è il direttore editoriale, credono in questo tipo di progetti. Tutta la fortuna che Bruno Mari, Davide Mazzanti in Giunti, insieme con il grande e compianto Giorgio Nada, alla Giorgio Nada editore, abbiano creduto in questo tipo di progetti, che non è da tutti. Tu pensa soltanto a Giorgio Nada. Giorgio Nada, io ero a Milano, lui era a Francoforte al Salone, Ferrari Rex era ancora in the making, io non l'avevo ancora terminato, lui era al Salone, già stava cercando di vendere i diritti stranieri, cosa che poi fortunatamente ha avuto un seguito, no, perché Ferrari Rex è stato venduto agli americani per l'inglese e ai messicani per lo spagnolo, che mi chiama e mi dice: ho della gente interessata, quante pagine saranno in totale? Io ho detto: guarda Giorgio, non lo so, sono a 700, arriverò a 900, e fa, vabbè, mi raccomando, non più di 1000. Un editore, a parte che per la fine sono andate 1100, Giorgio non ha battuto ciglio, da grande editore che era. Certo. E fortunatamente i numeri ci gli hanno dato ragione, che Ferrari Rex è stato, ripeto, fortunatamente un grande successo in tanti campi. Ha vinto a New York, ha vinto il Motoring Book of the Year Awards. A Londra, quello del RAC. Ma ti dico, perché sono cose importanti a trovare persone come Giorgio, come Mazzanti, Mari di qua, da Giunti, come Elisabetta Sgarbi, come Luca Ossia in Baldini Castoldi, perché sono persone che rischiano, perché un libro come quello con Umberto per Giunti l'anno scorso sul grande libro Formula 1 sono 1300 pagine, costa a un editore pubblicarlo, banalmente dalla carta
a tutte le persone che ci lavorano. È un rischio evidentemente calcolato, ma tu non lo sai se il Grande Prix della Formula 1 avrà successo, se Belli e Dannati sarà recensito dalla lettura del Corriere della Sera e se Ferrari Rex alla fine vende i diritti cinematografici. Tu non lo puoi sapere, ci vuole gente che osa. Allora, se loro osano, alla fine spesso e volentieri si porta a casa il risultato e tu riesci a dare alle stampe un libro, che Ferrari Rex è un libro speciale, ma perché Giorgio Nada mi ha permesso di sviluppare la vita di Ferrari su 1100 pagine, quando Certo. normalmente un libro ha 300 pagine. Sì, Poi nella media sì. bisogna avere il fiuto suo, quindi Giorgio, voglio dire, grande imprenditore, un grande conoscitore del suo settore, un uomo con contatti in tutto il mondo, quindi evidentemente Giorgio credeva che questo libro avrebbe avuto un cammino probabilmente simile a quello che ha avuto. Secondo me siamo andati anche oltre tante cose, ma senz'altro ha fatto il rischio l'ha preso, è stato premiato. Certo. Forse il libro per antonomasia dedicato alla vita del Drake di Enzo Ferrari. Guarda, io sono stato a Sebring settimana scorsa, e sono Sì. stato ospite del Ferrari Club of America nel loro raduno annuale. Come sempre, negli ultimi anni vengo invitato a parlare di un qualche cosa di Ferrari e io quest'anno chiaramente non ho libri nuovi in inglese. Il libro Ferrari, diciamo, Ferrari Rex in inglese è esaurito, sto lavorando a una publisher's edition, quindi fatto con copertina, con cuoio di schedoni, marcato oro, firme mie, vabbè, racconta fino a un certo punto, firme di tanti protagonisti di Certo. quell'epoca, tra cui Mauro Forghieri e almeno due piloti campioni del mondo, non ti posso dire chi sono, ma puoi arrivarci. Ok. Uno era stato compagno di squadra di Gilles e l'altro ha fatto la pole position a Monza nell'82. Ma in questo momento io non ho libri nuovi, c'è gente che è arrivata con il libro Per il firmacopie. Ferrari, che comunque sono sempre 1000 copie, 1000 pagine anche in In inglese, inglese. a farsi firmare. E poco prima del nostro collegamento mi ha scritto un signore che era lì, ma era partito prima, sono arrivato mercoledì, che mi ha detto dove posso trovare il libro perché volevo regalarlo ai miei due figli. Ah. Gli ho scritto dicendo: guarda, il libro è esaurito, ma è una bella soddisfazione quando il libro è esaurito. Certo, vuol dire che ha Per venduto, ha te fatto il giusto. e per chi ci ha creduto, se io prendo il 10% nelle vendite, io e Umberto prendiamo le percentuali, le famose royalty, ma l'editore ci scommette dei soldi suoi. Quindi Certo. quando tu riesci a vendere un libro bene, innanzitutto, se tu vendi bene questo, è molto probabile che te ne facciano fare un altro, visto che non ci hanno perso dei Certo. soldi. Ma è una bella soddisfazione, perché dico, è comunque un business. Certo, certamente. Continuando la puntata, poi sottofondo sento un amico a quattro zampe, Luca. Dove, come hai fatto a sapere? Qua. È perché anche il mio fa gli stessi rumori. Ma che seduta? Dopo, ma che aspetta, seduta. Seduta qua. Il nostro cagnolino che è arrivato in America settimana scorsa. Sembra Ah, ancora un po' spaesato. Sta beh, sì. scodinzolando, ma Tra l'altro, il ok. viaggio. La tua, Luca, è stata una carriera. Sono troppo mito che Costellata di. fermare per dargli da mangiare, dimmi. No, tranquillo. È stata una carriera costellata di successi perché siamo partiti quando eri molto giovane, dal ritorno in America al debutto in Peugeot. Poi Sì. si è arrivato dopo l'avventura in Toyota, che all'epoca, anni 90, era quasi sconosciuta in Italia, Sì, non aveva dei contatti diretti. grande challenge è stato quello. Esatto, perché tu eri molto giovane, 29 anni, però ti hanno dato la carica di responsabile della comunicazione e marketing per Ah, questa Peugeot. cosa qua l'hai trovata sul mio sito. Dove ti sei informato? Ho Dove ti studiato sei molto. informato? Ho studiato. E poi c'è stata l'avventura in Pirelli, dove non Sì? hai iniziato inizialmente a occuparti No? di pneumatici, ma di No? cavi e quant'altro. Sì? Poi più tardi è arrivata l'avventura nel mondo del motorsport, hai Ah. partecipato Le Mans 24 ore e anche 24 ore di No, Daytona. non come pilota, eh. Non come Non pilota, come come. pilota. Non come pilota. E poi si è coronato il sogno perché tu due cose volevi fare da bambino: lo scrittore, e direi che ci sei riuscito E brillantemente, l'altra? e lavorare in Ferrari, cosa che sei riuscito a fare dal 2001 al 2005 per Ferrari Ti America, quindi sei posso stato raccontare le altre degli due cose di cui non parlo mai?
Certo. Mi sarebbe piaciuto andare nello spazio, io sono un figlio ovviamente delle missioni Apollo, e invece questo qui penso che non succederà mai più, anche perché nel frattempo sono diventato un po' più claustrofobico. Mi dice mia moglie: se non prendi l'ascensore, come pensi di andare nello spazio? Dove peraltro però ci sono delle finestre, degli oblò che si vede fuori. E l'altro sogno mio è condurre l'Orchestra Filarmonica di Vienna il giorno del concerto di Capodanno. Fantastico. Quindi sei anche appassionato di musica. Sì, con zero background musicale, perché dubito che. Ma Posso attenzionare? mi accontento di guardare il maestro Muti che mi emoziona ogni volta. Quindi diciamo che nei tuoi due intenti principali ci sei riuscito alla grande, e poi ultima avventura è stata quella in Maserati per 10 anni, dal 2005 al 2015. Sì, guarda, sì, dimmi. In tutta Vuoi che questa commenti su avventura, questo? Dimmi. no, in tutta questa avventura volevo far notare che comunque, pur avendo ricoperto ruoli di prestigio per quello che è la carica dello scrittore, o comunque dell'addetto stampa che va a essere responsabile della comunicazione, non hai abbandonato la tua passione della scrittura, continuando a scrivere tanti libri. Quindi diciamo che per ogni periodo della tua vita tu hai scritto diversi libri. Diciamo nella scia da inizio 2000 erano molti dedicati alla Ferrari e a Michael Schumacher, tra cui ricordo quello del 2004, scusa, Il tedesco volante e la leggenda Ferrari, Sì, proprio di Marco. quello è il mio primo libro da solo che avrei voluto intitolare La rossa che visse due volte, riprendendo la rossa e le altre, ma poi Alessandro Dalai decise che questo era un titolo, volevano il nome Schumacher o comunque il tedesco Sì. volante nella cosa. No, sì, quello sì, ti dico, quello che è, io ripeto, sono uno di quelli che ha fatto il classico non perché gli piacesse il greco, ma perché non capiva di matematica. Quindi le mie materie preferite erano storia e geografia, però a me piaceva scrivere. Piaceva scrivere e ho sempre sperato, sai come fanno la maggior parte della gente che inizia, che secondo me vuole scrivere? Inizi con i titoli di libri che non scriverai mai, ma quando sei magari lì a prendere le note dell'Eneide a scuola, in quarto ginnasio, cominci a pensare ai tuoi libri, fai le copertine finte. E ho cominciato a scrivere, diciamo, beh, ho cominciato a scrivere per la provincia di Cremona abbastanza presto, ho cominciato a scrivere quello che poi sarebbe diventato il mio primo romanzo a metà anni 90, quindi sarebbe diventato poi La Scuderia. Senti sempre il cane sottofondo, È un po' sì, però tranquillo. perché sta facendomi la corte per mangiare, se no fra poco sono in casa, c'è Nicolò di sopra che sta studiando. Gli altri sono fuori, se no fra un po' gli tocca andare da mangiare. Puoi mandare la pubblicità nel frattempo. No, ho iniziato a scrivere e io dico sempre che se avessi potuto scegliere, forse avrei insegnato all'università, probabilmente storia, e avrei scritto, come avevo dei professori che lo facevano, perché era una cosa che mi interessava molto. Ho avuto la fortuna in realtà di entrare in Peugeot Italia, dicevo prima. Nel 91, tra l'altro, rispondendo a un annuncio del Corriere della Sera. Io sono una testimonianza che gli annunci del venerdì sul Corriere della Sera, che penso ci siano ancora oggi, possono portare dei risultati. Io dopo il militare, o meglio, dopo, no, prima il militare, dopo la laurea qui negli Stati Uniti, dove sono adesso, in questa stessa città dove sono adesso, sono entrato in Italia, ho lavorato per 18, 19 mesi come addetto stampa dell'amministrazione provinciale di Cremona, non come assunto, ma con un contratto. Se l'ordine dei giornalisti c'è, cioè un contratto per l'ufficio stampa, quindi da esterno. Dico sempre: passavo la maggior parte del mio tempo a spiegare che cosa fosse e a cosa servisse un ufficio stampa, tanto per darti l'idea dell'epoca, 88-89. Mi offrì il lavoro il personaggio, secondo me, straordinario, che si chiamava Secondo Piazza, che era il presidente, ma che era amico di mio padre quando erano negli scout, perché a Cremona le cose succedono così, che un giorno, incontrando mio papà in gelateria, no, dimmi quando queste cose non ti interessano, che vado oltre, questo No, forse era no, dopo gli è una attacchi. puntata, cioè, è proprio dedicata a queste. Il Motorlet Show è proprio dedicato a queste chicche, queste curiosità. Va Proprio si bene. va a scovare nel profondo. Allora, praticamente, incontrando mio papà in gelateria una sera. E a Cremona, nel mio piccolo, ero noto perché all'epoca nessuno andava a studiare negli Stati Uniti, quindi io che già lavoravo per la Certo. provincia, ogni tot mi intervistavano, facevano il servizio così. E quindi secondo chiede a mio papà se effettivamente sono tornato.
dice sì, allora mandamelo domattina in ufficio, che voglio fargli una proposta. E mi ha proposto di fare l'addetto stampa alla provincia, cosa che ho fatto per 19 mesi fino a quando ho dovuto partire per il militare, che ho avuto l'avventura di fare il tratto in aeronautica. Mi sono anche divertito come un pazzo, perché in 5 del quartiere ci hanno mandato via insieme, ci conoscevamo dall'asilo. Fantastica. Puoi immaginare, infatti gli altri nel plotone a Viterbo chiedevano a noi se potevano uscire con noi la sera. Noi eravamo un po' più vecchi di loro, avevamo 26 anni, noi eravamo arrivati al limite, questi erano ragazzi molto più giovani, evidentemente volevano senso di appartenenza. Long story short, quindi io lavoro per 19 mesi come ha detto stampa, e diciamo dopo il termine militare mio fratello porta a casa il Corriere della Sera, mio papà lo legge e viene da me il giorno dopo e dice: guarda, questo qua potrebbe fare per te, sembrano esattamente gli stessi compiti che avevi in amministrazione provinciale. In effetti lo era, che insomma l'ufficio stampa, bene o male, i compiti sono gli stessi, le funzioni sono le stesse. Quindi mando il curriculum e vengo invitato, prima faccio il classico colloquio con il cacciatore di teste, poi vado a fare il colloquio in Peugeot. E lì è stato un problema, perché nel momento in cui mi hanno fatto vedere se era Peugeot Italia, quindi il mondo dell'auto, e lì mi sarebbe dispiaciuto perdere l'opportunità. Certo. E invece, fortunatamente, William Dozza, che non ringrazierò mai abbastanza, mi ha scelto, e lì è stato abbastanza... Dopodiché tutto quello che è venuto dopo è stato molto relativamente semplice, perché il mondo dell'auto è comunque un mondo chiuso, comunque molto ristretto, per cui alla fine si gira all'interno, anche la Formula 1 oggi, il tecnico va via di qua, va dall'altra parte. E io stavo veramente bene in Peugeot Italia, uno perché Dozza era chiaramente una grande nave scuola, un grandissimo personaggio che ti insegnava sempre. Salutiamo Luca che ci lascia, grazie per aver seguito il programma, Luca. Grazie Luca, alla prossima volta. E sino a che a un certo punto arriva il cacciatore di teste, che è sempre una cosa esaltante quando è la telefonata del cacciatore di teste, dove per cui in Toyota cercavano un direttore, e quella è stata la mia grande occasione, perché io avevo meno anni di quelli che loro richiedevano e meno esperienza. Sì. Quindi quando vai a fare questo colloquio, quando sai che comunque non ti prenderanno mai, perché non sei, ti portano, probabilmente ti portano per fare il numero, perché non lo so, i cacciatori di teste devono presentare 10 candidati. Quindi vai, fai il colloquio, come ho fatto io, e devo averlo fatto talmente in surplus, perché tanto sapevo che non l'avrei mai preso, che alla fine mi fanno offerta. E quindi mi offrono di andare a fare il direttore della comunicazione in Toyota Italia. Allora, perché lo offrono a me? Lo offrono a me perché qualsiasi persona di maggiore esperienza, di maggior calibro, all'epoca... Non avrebbe mai lasciato, cioè il mio direttore non sarebbe mai andato via da Peugeot Italia per andare in Toyota Italia, perché era un salto, diciamo, non necessariamente nel buio, ma Peugeot all'epoca, quasi. La Toyota all'epoca era contingentata, le macchine andavano dal Giappone e non se ne potevano importare e vendere più di tante, cominciavano ad aprire gli stabilimenti in Inghilterra, ma erano ancora molto all'inizio, per cui chiaramente dovevano puntare su chi? Su dei numeri due o su dei giovani di, si sperava, belle speranze. E quella è stata la mia grande seconda fortuna, perché a 29 anni mi sono trovato con un bel titolo e un bel lavoro da fare, ma soprattutto a poter acquisire esperienza nel dirigere le persone di un ufficio stampa. Gli uffici stampa notoriamente sono composti di poche persone che devono essere molto affiatate, perché certo, sono in pochi a fare il lavoro di tanti, e soprattutto sono praticamente il biglietto da visita dell'azienda, perché siamo noi, l'ufficio stampa, pubblica relazione, ancora più del marketing, che è un altro mestiere, un altro lavoro, un altro compito, ad interfacciarsi con l'esterno, primi tra tutti i giornalisti, che ti possono creare, ti possono distruggere. Certo. Esperienza bellissima, perché la Toyota all'epoca era un'azienda molto giovane a Roma, tra l'altro mi ha permesso anche di vivere 3 anni bellissimi a Roma, con un'azienda che le 90 persone che eravamo, secondo me, era l'80% era sotto i 30 anni, quindi si lavorava bene, perché non c'erano animosità, non c'erano dei pregressi, cioè quindi non c'erano persone che da 20 anni avevano il proprio orticello, si andava a giocare a calcetto lunedì, giovedì sera, cioè è stato un periodo bellissimo.
Dopodiché è arrivata la Pirelli e mi ha offerto la possibilità, secondo me molto interessante dal punto di vista della carriera, che era quello di andare a lavorare per una casa madre dopo aver lavorato per 2 anni in filiale. Quello secondo me nel curriculum ci stava. In Pirelli mi sono occupato di tutto tranne che di pneumatici, nel senso che ho lavorato a corporate con Tronchetti e cavi con Giuseppe Morchio, che poi sarebbe andato nella Fiat di Umberto Agnelli. La parte più divertente è stata chiaramente Pirelli competizione. Dopodiché molto, che c'era il Mondiale Rally, c'era Sebring, c'era Le Mans, c'era la 24 ore di Daytona, Le Mans. Cioè, hai la possibilità di andare in questi posti, non ti sembra neanche vero, poi lavori dalla mattina alla sera, poi quando gli altri hanno finito vai avanti perché l'ufficio stampa, no? Stai sveglio tutta la notte perché casomai succeda qualche cosa. Quando poi loro hanno finito e tutti mettono via le cose, tu devi cominciare a scrivere, attaccarti al telefono, per cui è una bella esperienza, voglio dire, bellissima. E, dopodiché, la mia, diciamo, l'episodio che chiaramente ha condizionato la mia vita successiva è stato quando Antonio Ghini mi ha chiesto se ero interessato ad andare in Ferrari, per Ferrari negli Stati Uniti, a lavorare su Ferrari e su Maserati. E lì è stato, diciamo, lo slancio della seconda parte della mia carriera. Ho fatto 4 anni negli Stati Uniti con Ferrari, dove il grosso, dove la parte divertente del lavoro era Ferrari e la parte difficile e quindi se vuoi ti dava anche maggiore soddisfazione era Maserati, che Maserati ritornava negli Stati Uniti dopo un'assenza di 12 anni, se non sbaglio, con una fama di macchina italiana che non era necessaria, perché la Ferrari è italiana, c'è il tricolore, ma è sovranazionale, quindi tutte quelle cose negative che di solito la gente tendeva, magari più volte anche sbagliando che generalizzavano, ad associare le macchine italiane, per Ferrari non esisteva, per Maserati esisteva, come? Però chiaramente è un bel challenge che penso, tutto sommato, abbiamo fatto anche abbastanza bene. E, 4 anni in Ferrari, e poi la cosa più bella della mia vita sono stati 5 mesi praticamente in cui sono rimasto negli Stati Uniti per fare solo Ferrari, perché il 1° aprile del 2005 c'è il demerger, quindi Ferrari da sola, Maserati da sola, fino a che a luglio di quell'anno, me lo ricordo perché ero allo showroom Ferrari di Park Avenue, mi chiama Antonio Ghini, Antonio, mio meraviglioso capo, e mi dice: guarda, ieri sera ho parlato con l'avvocato, per noi l'avvocato era Luca di Montezemolo, e abbiamo pensato che siccome io avevo tenuto, diciamo, la direzione delle relazioni esterne stampa di Ferrari negli Stati Uniti e il mio secondo, Jeff Udin, era diventato capo di Maserati, così sì. Antonio giustamente aveva tenuto Ferrari e si era aperta una posizione per responsabile mondo comunicazione Maserati, e Antonio mi dice: mi sono parlato con l'avvocato e mi ha pensato che per la posizione responsabile mondo Maserati, mondo comunicazione chiaramente, ci serve uno dei nostri. Io ho detto: Antonio, quante possibilità ho di dire di no? Zero, è ovvio che zero. E allora, anche se poi in realtà per la carriera era lo step giusto, perché voglio dire, tornavi con stipendi adeguati, posizione adeguata. Il lavoro poi è stato in realtà un lavoro meraviglioso. Mi ricordo quando sono tornato in Italia per andare a parlare col personale in Maserati, sono andato a trovare Montezemolo per ringraziarlo, per salutarlo, perché comunque era una grande opportunità che mi dava. E mi ricordo che con Antonio Ghini presente in ufficio, a Montezemolo gli ho detto: avvocato, mi raccomando, se qualcosa qua va male, nel senso che se la Maserati fallisce, la vendono, la compra la Toyota, si ricordi di me, mi ci avete messo qui voi. Sì. E lui, mi ricordo che disse: dal Monte basta la mia parola. Ovviamente sì, infatti siamo rimasti in ottimi rapporti ever since. E quindi vado in Maserati, torno a Modena, Maserati, 10 anni splendidi, perché per un ferrarista come me lavorare con Maserati è stata una cosa meravigliosa, perché c'era un'azienda, diciamo, non dico da ricostruire, ma era un'azienda che aveva vissuto già una bellissima stagione dal 97-98 al 2005, quando la Ferrari l'aveva quando l'avvocato Agnelli
aveva detto a Montezemolo: occupati della Maserati, il lavoro splendido che fece Montezemolo in quegli anni. Poi chiaramente era diventato difficile per la Ferrari sostenere i costi e le perdite di Maserati, si era pensato di fare un discorso diverso. Certo. E secondo me quello che siamo riusciti a fare con Karl-Heinz Kalfel come primo istruttore delegato, con Roberto Rocchi come secondo e con Harald Wester come terzo, in 10 anni è stata una cosa non banale. E lì devo dire che tanta parte del merito l'ha avuta anche Marchionne, il quale da distante non ci ha mai soffiato sul collo, nel senso che chiaramente si aspettava risultati, ma eravamo sostanzialmente un vuoto a perdere noi come Maserati. Se fossimo riusciti, se avessimo avuto successo, bene, se avessimo fallito, vabbè, tanto tutti si aspettavano che saremmo falliti. Invece devo dire che con le intuizioni di Kalfel, con la genialità di Ronchi e con la metodicità di Harald Wester, siamo riusciti a mettere insieme una cosa non banale, poi colpita certo. dalla crisi successiva, dalla morte di Marchionne, però sono stati 10 anni molto belli, perché siamo riusciti a ridare a Maserati una luce propria, che certo. se vuoi in parte aveva acquisito con Ferrari, ma era pur sempre luce riflessa. E qui invece, entrando nell'universo Fiat, che peraltro ci teneva abbastanza distante, no? Perché così come noi ci chiedevamo che cosa ci facessimo in Fiat, all'interno certo. di Fiat, secondo me Fiat si chiedeva che cosa ci facessimo noi al loro interno. Però voglio dire, sai, la Fiat è una grande azienda. Secondo me la gente non si rende conto di che grande azienda sia la italiana, Fiat, abbiamo certo. italiana, ma che grande azienda e di che personaggi di spessore ci siano. Che nel nostro caso era Simone Mignarino, ovviamente, a Torino, Richard Gadeselli, tutti questi personaggi della comunicazione, ma ci sono dei personaggi pazzeschi, cioè il Cavaliere Caponera, che è un nome che a te dice niente, ma che era il nostro direttore della produzione dello stabilimento a Modena, veniva da Fiat, cioè personaggi che da soli valgono il prezzo del biglietto, come si diceva una volta dai giocatori. La Fiat è un'azienda straordinaria. E insomma, siamo riusciti a fare delle belle cose. Guardando al passato, Luca, forse una domanda un po' scontata, che però voglio comunque porti. Hai preferito di più gli anni in Ferrari, quindi dal 2001 al 2005, o i 10 anni in Maserati, dal 2005 al 2015? Sono due cose completamente diverse, nel senso che, se vuoi, con Maserati è stato più leggero, nonostante la mole di lavoro e le difficoltà, perché allora anche lì ti rendi conto, quando tu lavori in queste aziende, qualsiasi posizione tu possa avere, la mia come responsabile della comunicazione, ma secondo me anche il direttore generale o il CEO, tu di fatto raccogli un testimone che porti avanti per quello che viene dopo di te, lo raccogli da chi c'è prima avanti, perché sono aziende talmente soverchianti come storia, no? Maserati, la Ferrari, ma la Ferrari ancora più di tutte. Cioè, tu quando sei in Ferrari, secondo me, hai veramente una grossa pressione addosso, perché il nome per il quale lavori è pazzesco. Io ricordavo l'altro giorno a Sebring, io a Sebring c'ero stato diverse volte, nel 2004 c'ero stato per accettare per conto della Ferrari e per l'espresso desiderio di Jean Todt, che io conoscevo dai tempi di Peugeot Italia, quando lui era Peugeot a Parigi, l'induction nella Hall of Fame. E il giorno in cui sono andato, la prima cosa che ho detto l'altro giorno quando ho fatto il mio speech, quel giorno, oltre alla Ferrari, venivano messi nella Hall of Fame Stirling Moss, Mario Andretti, Bobby Rahal, che è qui il campione di Formula Indianapolis, e Carroll Shelby. Cioè tu hai Ferrari, nome dell'Olimpo del motorismo, e 4 personaggi spaziali. Il problema è che a rappresentare questa azienda unica al mondo ci ha mandato me. Mi ricordo quando l'ho detto a mia mamma, mi ha detto: ma sarei mica matto andare con tutte quelle persone importanti. E aveva ragione, ma questa è la Ferrari. Cioè tu ti trovi ad andare in ambiti dove camminano i giganti. Poi ti rendi conto che i giganti come Stirling Moss, con Mario Andretti, me lo misero al tavolo insieme con Mario, nacque una bellissima amicizia perché parlava italiano con me, quindi la persona più carina di questo mondo. Ma io pensare di andare a rappresentare la Ferrari
con Mario Andretti, con Stirlimo, cioè questo è questi personaggi, certo. È incredibile, ma la Ferrari ti fa questo. Per cui quando lavori in Ferrari hai sempre, cioè, ti rendi conto che stai lavorando, voglio dirti, per un'entità superiore, che non è soltanto l'azienda in sé, è la storia che rappresenta. La storia, certo. Ferrari, cioè, banalmente, quando io ero qua, nonostante ovviamente lavorassi per due brand, io ero libero paga Ferrari, quindi il mio visa, il mio visto, c'era scritto Ferrari. Ogni volta che arrivavo, anche chi lo leggeva? Ogni volta che arrivavo alla dogana, Ferrari, stavi lì, cioè, io dico sempre, avrei potuto portare dentro qualsiasi cosa. Non è vero, perché controllo valigia da un'altra parte. Certo. Ma voglio dire, sei lì, cosa fai? Parli 10 minuti di Ferrari con quegli altri fuori che aspettano, perché l'uomo della cosa, della dogana, gli va di parlare di Ferrari, perché Ferrari è Ferrari. Certo. Il primo Indianapolis che ho fatto quando ero qua era stato quello successivo all'attentato del World Trade Center, quindi Jean Todd mi aggregò alla squadra corse, perché il mondiale era vinto e nessuno voleva volare, per cui la Ferrari mandò metà dell'organico e Todd mi chiese di aggregarmi alla squadra corse, premesso che non feci nulla in tutto il fine settimana, mi diedero la mia bella divisa rossa di cui mi vanto ancora oggi. Ma la cosa pazzesca è stata, a parte questo episodio, a un certo punto mi mandano a prendere Placido Domingo, mi mandano Jean che mi dice Luca, c'è Placido Domingo, dovresti andare a prenderlo, questo è il pass. Cioè, io vado a prendere Placido Domingo all'entrata del rock e lo porto dentro. Vedete, prova a pensarci, no? Mi dico sempre, tu puoi diventare papa, ma tu sei sempre te stesso con te stesso, non è importante, sei lì con Placido Domingo. Vabbè, long story short. La domenica sera dopo la gara vado a cena con tre giornalisti, allora, New York Times, USA Today e CNN, CBS. Spiccioli proprio. Andiamo a mangiarci in una pizzeria. In America non puoi offrire ai giornalisti, perché non è eticamente corretto, il lettore può pensare che sono influenzati, va bene, ok, il mondo è paese. Ognuno ha le sue abitudini. Quindi quando arriva il conto, tipo una birra e una pizza a testa, diamo 4 carte di credito, no? Aziendali ovviamente. E a un certo punto, dopo 5 minuti, arriva la ragazza, la cameriera, che ha su un piattino 3 carte di credito, e ne ha una in mano, ok? Quando arriva da noi, la ragazza dice, no, adesso chi è quello che lavora per la Ferrari? Cioè, ragazzi, che ero io, New York Times, Washington Post, no, scusa, USA Today, USA Today e CBS. Non stiamo parlando, con tutto rispetto per la mia città natale, per la provincia di Cremona. Cioè, ragazzi, e questa ragazza qua... giornalistica importanti. È importantissimo. Chi è quello che lavora per la Ferrari? La Ferrari è anche questo. Questo può diventare soverchiante, nel senso che se lo prendi male. Noi ci siamo sempre divertiti, abbiamo sempre fatto cose, però ti dico, la Maserati ti dava più libertà di respiro, azienda altrettanto importante, sia ben chiaro, ma con una storia, diciamo, meno, che ti gravava meno sopra. Io ricordo che quando ho conosciuto Piero Ferrari, ci ho tenuto a dirgli, ho detto, sono contentissimo di essere, vorrei vedere chi non era contento di essere in Ferrari. Gli ho detto, vorrei che sapesse che per me, al di là di lei, l'avvocato Montezemolo, cioè per me questa è l'azienda di suo padre, questa è l'azienda di Enzo Ferrari. Quindi tu ti trovi lì e sostanzialmente lavori per portare avanti il sogno di Enzo Ferrari. Quando dico sempre, uno dei complimenti indiretti, se vogliamo, che ho mai avuto nella mia carriera è stato quando, dopo essermi inventato, di questo me ne vanto molto, dopo essermi inventato l'Empire State Building acceso di rosso da parte della città di New York per festeggiare i 50 anni della Ferrari negli Stati Uniti, quella sera l'avvocato Montezemolo, quindi il mio presidente, all'ANSA ha dettato una dichiarazione relativa a questo, dicendo: sono sicuro che da lassù Enzo Ferrari, guardando New York e vedendo le Empire Building illuminate di rosso, sorriderà.
stia sorridendo. Che sono, cioè, come dire, sarebbe una soddisfazione qualsiasi amministratore legato, quando poi è Montezemolo che è un personaggio pubblico, cioè è pazzesco. Certo. Qui Riccardo ci scrive: Luca, Raff, qua occorre fare un libro sulla variegata e ricca carriera di Dal Monte, appassionante ascoltarlo, sarà che lo siamo più o meno coetanei e certi nomi e ruoli li conosco anch'io. Sì, una cosa che non farò mai, ma neanche se vincessi il Nobel, è scrivere una mia autobiografia. Non lo farò mai. E detto per inciso, i miei libri non hanno praticamente nulla di autobiografico. Se spesso volentieri la gente dice, no, i miei libri anche, forse per quello che mi tengo lontano da tutto, rimango nell'ambito dell'auto, ma anche la scuderia ha veramente molto poco di autobiografico. No, non c'è pericolo. Grazie per la fiducia, ma non lo farò mai. Luca, siamo addirittura di arrivo. L'ultima delle cose. Cremona è il primo amore che non si scorda mai. Tu sei nato a Cremona, sei nato, cresciuto e vissuto lì fino alle scuole superiori. Quando tu poi sei andato come exchange student in America... Owensboro, Kentucky. Esatto, poche persone sapevano dove fosse Cremona, o meglio, quando tu andavi a spiegare dove è Cremona, l'andavi a dire, sai, la Ferrari, conosci la Ferrari, sta lì vicino, proprio per non andare a spiegare nello specifico. Corretto. Capita un giorno, invece, che giocando a golf... Oddio, questa è bellissima, questa è emozionante mio papà, sì. Questa è particolare perché voglio farti proprio una domanda su questo aneddoto. Giocando a golf, un vecchietto, un signore anziano, ti si avvicina e ti dice di dove sei? No, prima cosa mi dice se voglio giocare con lui. Io non volevo farlo perché lui giocava bene, io non giocavo così bene. Va bene. Dopodiché, tipo la seconda buca, mi chiede quella roba qua. Ti chiede di dove fossi, tu gli hai spiegato di Cremona e poi ti ha detto precisamente su quale sponda del fiume Po sta Cremona. Lui mi ha detto sta sulla sponda sinistra, vero? Esatto. Sono in un posto dove nessuno sa dove è Cremona, questo qua sa che è sulla sponda sinistra del Po. E poi è uscito fuori che è stato uno nel 1944 che ha contribuito nel bombardamento della città. Come ti sei sentito tu a parlare proprio per questo grande amore che hai per la tua città, a parlare proprio con una persona che ha contribuito, diciamo, in quel periodo, purtroppo bellicoso, della Seconda Guerra Mondiale, a distruggerla comunque? Allora, beh, una cosa molto mixed, il bombardamento, Cremona ha avuto un unico grande bombardamento, questo quello del 10 luglio del 44. E mio papà, che abitava a Borgo Loreto, che era dietro il cimitero, aveva perso un amico, che era il figlio del custode del cimitero, perché gli americani non beccarono la stazione, ma presero il cimitero, che era subito dietro. Infatti morirono tantissimi ferrovieri, ma morirono i ferrovieri che erano dietro, tipo nel circolo, non in stazione. E, per cui la storia del bombardamento del 10 luglio a Cremona, tant'è che a Porta Milano, a Cremona, c'è la lapide, ogni volta che passo vado a leggerla. Quindi mi aveva colpito, lo conoscevamo. E quello che è venuto in mente era il 10 luglio del 44, mio papà ha preso, come facevano sempre, loro erano verso il fuori, quindi quando arrivavano, suonavano l'allarme, prendevano e correvano in mezzo ai campi. E mio papà ricordava sempre che a un certo punto si è messo sull'argine del fosso, per guardare il bombardamento, perché il ragazzino, mio padre era 36, per cui aveva 8 anni, era curioso. Un soldato tedesco gli ha dato uno sberlone per buttarlo nel fosso e proteggerlo. Per cui è stata una cosa abbastanza strana, nel senso che poi se storicamente in realtà tutti i figli americani, perché ci stavano, tra virgolette, liberando. Era anche vero. Però a quell'epoca... Però è stata una cosa... Tant'è che ne ho scritto per Colloqui Cremonesi, che era questa meravigliosa rivista culturale, letteraria, della Camera di Commercio di Cremona, che era uscita per tanti anni. Proprio perché questa storia il papà l'aveva raccontata tante volte. E niente, per cui una delle cose, diciamo, più toccanti dei miei tanti anni in America. Perché se ci pensi è strano beccare proprio, quanto è piccolo il mondo alla fine, beccare proprio una persona che... Pazzesco. Io me lo ricordo perché bella mattina, mi pare fosse ottobre, cioè quelle belle giornate
ancora calde, con le foglie cominciano a cambiare colore. Io abitavo in questa meravigliosa casa con la famiglia che mi ospitava, che era fuori dalla città ed era vicino al parco nazionale dove c'era questo campo da golf. Io ho iniziato a giocare a golf anche perché un mio professore di World History lavorava lì al Pro-Am Shop e quindi mi dava dei suggerimenti più che delle lezioni. Questo sabato non è andato, il professore non c'era, quindi volevo fare il giro delle 9 buche da solo. E a un certo punto io ci pigliavo sempre le distanze dalla gente, non volevo mica andare a giocare con gli altri, ma ancora all'inizio. E a un certo punto questo qua, che arriva più vicino di me, mi chiede se voglio giocare con lui, gli avrei volentieri detto di no, proprio perché non ero all'altezza. E poi in realtà faccio questa scoperta, quindi ho chiamato mio papà, devo averlo chiamato il sabato, io normalmente chiamavo a casa il giovedì e la domenica, ma chissà quel giorno io l'ho chiamato subito. E ti dico, è un episodio che mi sono sentito, visto che non scrivo mai nulla di autobiografico, questa volta qua invece l'ho scritto, e devo dire che a Cremona questo articolo ha avuto una eco incredibile, ma proprio perché tutti, poi torno indietro all'82, c'era tantissima gente viva ancora che ricordava, tutti hanno letto questo articolo, momenti, certo. Penso che la provincia l'abbia ripreso. Sì. È stata sicuramente un'esperienza molto particolare, Luca. Poi ti faccio l'ultima domanda, siamo in dirittura d'arrivo. Facciamo un punto della situazione, nel senso, tu avevi due sogni, li hai coronati, fare lo scrittore, lavorare per Ferrari, ci sei riuscito egregiamente in entrambi i campi, però hai detto alcune volte che forse tornare dagli Stati Uniti, in cui ti trovavi molto bene, e tra l'altro ci sono periodi in cui ritorni come questo attuale perché hai scritto un libro, cioè stai scrivendo un libro, poi se lo puoi anche dire su chi è che cosa, dici forse tornare dagli Stati Uniti non è stata una buona idea, però comunque col senno di poi, secondo te avresti raggiunto comunque gli stessi successi o negli Stati Uniti magari avresti avuto un po' più di difficoltà? Avrei dovuto scrivere di cose diverse. Forse sarei diventato uno specialista della storia di Indianapolis, visto che dalla NASCAR non penso di esserci portato. No, io questo l'avevo detto perché a un certo punto avevo pensato di fare quello che in realtà farà mia figlia dall'autunno dell'anno prossimo, quindi studiare legge e fare l'avvocato e fare soldi a palate come fanno gli avvocati da queste parti. In realtà no, direi che la cosa corretta da fare all'epoca era tornare a casa per tutta una serie di motivi, innanzitutto perché il papà e la mamma mi avevano finanziato economicamente e quindi secondo me dovevo comunque tornare, cercare di dare un senso che potessero, diciamo, constatare con i loro occhi. C'era anche il fatto che io ero stato 5 anni, cioè oggi diventa relativamente semplice con gli smartphone, con WhatsApp, guarda cosa stiamo facendo io e te a tanti chilometri di distanza, 2 ore che chiacchieriamo, io posso farlo con i miei figli, adesso siamo qua tutti e quattro, ma quando erano qua loro lo facevamo normalmente. Io ti dicevo prima, io chiamavo a casa Collect, quindi centralino, 2 volte alla settimana, il giovedì e la domenica, rigorosamente dopo le partite, che volevo sapere i risultati della Cremonese, che all'epoca stava vivendo una grande e lunga stagione di gloria, grazie a Domenico Luzzara come presidente. Dopo tanti anni, secondo me, era giusto che io tornassi a casa a stare un po' con i miei, che fortunatamente hanno vissuto molto dopo, però tu non puoi mai saperle queste cose. Certo. Così. E sono contentissimo di quello che sono riuscito a fare. Io ho avuto la fortuna, innanzitutto io oggi è diverso, ma all'epoca mia, se tu non avevi fatto il militare, che era obbligatorio, non ti assumeva nessuno. Io ho avuto la fortuna che, siccome a Cremona di me si parlava, siccome all'epoca andare a studiare negli Stati Uniti era una cosa più unica che rara, mi hanno offerto un posto di lavoro. Io ho lavorato 19 mesi prima del militare, tra la laurea e il militare, che mi ha permesso poi di avere l'esperienza necessaria perché mi prendessero in Peugeot. Quindi io sono contentissimo di quello che ho fatto. Ogni tanto lo dico semplicemente perché anche adesso quando vado ai meeting del Ferrari Club e tutto il resto vedo cosa guidano gli avvocati qua. Parlare di Ferrari probabilmente ne guiderei. In realtà no, sono molto contento di quello che ho fatto, anche a livello personale ovviamente. La mia famiglia di adesso, se fosse rimasto qui, non sarebbe la stessa, quindi sarebbe certo. Semplicemente inconcepibile pensare altrimenti.
E poi ti dico, ho avuto la fortuna di entrare in un campo, che è quello dell'auto, diciamo che se ci avessi, che non pensavo sarebbe stato possibile entrarci, quindi grazie a William Dozza che mi ha fatto entrare, e sviluppare tutta una carriera all'interno di un mondo che è quello dell'auto, un mondo che adoro, che a livello tecnico non capisco, perché ci capisco veramente poco di tecnica automobile, ma che mi ha dato la possibilità di espormi a una storia, che è quella umana, no? I fratelli Maserati, la Certo. storia dei fratelli Maserati è una storia sensazionale. Quando i fratelli Maserati vendono a Orsi, è una storia eccezionale, quei 10 anni di convivenza tra due entità completamente diverse, ma quando il contratto, la clausola arriva al termine, gli Orsi dicono ai Maserati: ma restate qua con noi, perché ve ne andate? E i fratelli Maserati ci pensano, anche se l'azienda non ha più il loro nome. Cioè, è questo che a me piace tanto di queste dinamiche. Cioè, Adolfo Andare a Orsi scovare nella storia. comprano l'azienda, diciamo sottraendola, portando, pagandola ai fratelli Maserati. I fratelli Maserati rimangono 10 anni lì, e quando loro vogliono tornare a Bologna per fare automobili con il loro nome, poi faranno la Osca, altra grandissima azienda, ma il nuovo proprietario dice: ma state qua con me, e loro ci pensano, perché il rapporto è talmente, cioè, la qualità di queste persone, Adolfo e Omer Orsi da una parte e i fratelli Maserati dall'altra, è tale che non è così scontato che se ne vadano, potrebbero andare avanti. Sono queste le cose che a me piacciono. Certo. Piace. Per cui ti dico, ho avuto la fortuna di stare nel mondo dell'auto. Poi, adesso, diciamo, la mia grande altra fortuna è stata quella di quale Antonio Ghini mi ha dato la possibilità di coronare il mio altro sogno, che era quello di lavorare per la Ferrari, che, ripeto, non ti sembra vero. Certo. Perché la Ferrari è comunque la Ferrari, c'entra la Ferrari. Io quest'estate, prima di venire qua, ho fatto 2 settimane a Dubai, ad Abu Dhabi, Sì. scusami, perché non si poteva entrare direttamente dall'Europa, bisognava stare 2 settimane in alcune altre parti del mondo, tra cui Dubai, Abu Dhabi era la più vicina a noi. Sono andato più di una volta al Ferrari World, Abu Dhabi, quindi Sì. al parco tema, bellissimo, con questa copertura straordinaria rossa, Sì. sulla quale campeggia questo enorme scudetto Ferrari, che chiaramente è lo scudetto Ferrari carolina più grande al mondo. E io lo guardavo e dico: non sono più un ragazzino, quindi non ho queste cose che mi emozionano, mi manca a casa, non è vero. Ma tu guardi lo scudetto Ferrari ad Abu Dhabi, e ti sembra quasi di guardare una seconda bandiera italiana, Sì. senza togliere nulla altri colori. Cioè, il logo della Ferrari, da una parte, è il logo di un'azienda italiana vanto nel mondo, tra le più conosciute sul pianeta; dall'altra, è quasi un'altra rappresentazione pittorica dell'Italia. Tu guardi il È cavallino, italianità, certo. capisci? No, 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 non dell'Italia, dell'Italia, dell'Italia. È come se fosse, vabbè, il simbolo della Repubblica non lo conosce nessuno, quello con la stella e La la corona corona. dietro, esattamente. Beh, il tricolore e lo scudetto Ferrari è come se fosse un altro simbolo proprio dell'Italia, della L'Italia, nazione. E quando tu ti certo. trovi a lavorare con questi, con questa azienda, con queste vestigia del passato, che è sempre presente, che sarà così fra 10 e probabilmente 100 anni, è incredibile. Cioè, ti dico, e io ho lavorato per Peugeot, Toyota, Pirelli. Sono grandissime aziende, Maserati Certo. ovviamente, e Ferrari ha ancora quel qualcosa in più che è pazzesco. Con la ragazza che con il New York Times, USA Today e CBS dice: ma chi è quello che lavora per la Ferrari? Certo. Io. E aver contribuito anche a questa grande storia di questo grande marchio italiano, che come dici tu, conosciuto in tutto il mondo e associato all'Italia stessa. Luca, siamo in purtroppo, sono state 2 ore che sono praticamente volate, a mio avviso. Mi sono divertito tanto, Ci come al credo. solito, che Ci mi diverto a parlare con te. E io ti ringrazio di essere stato ospite e di aver contribuito al debutto del Motor Light Show, di questa rubrica che io tenevo tantissimo in maniera particolare già da... Doveva nascere l'anno scorso, poi per una serie di motivi non ha visto questo grande debutto perché avevo un particolare sentore. Allora ho detto: sai che c'è, faccio passare un po' di tempo e poi la faccio nascere come dico io. E col senno di poi ti dico che ho fatto bene. E quindi sono Bene. davvero felice di averti avuto come primo ospite. Allora.
Quindi davvero grazie di cuore. No, il piacere è tutto mio, sai che con voi mi diverto sempre, con te, salutami Chiara. Certo. Dai, è un piacere, ripeto, poter parlare di cose che ci appassionano, di cose che ci Certo. piacciono, peraltro con la possibilità di parlare anche a lungo. Prima parlavamo di David Giudici e di Auto Italiana, il bello di Auto Italiana, come tu dici, giustamente, ricorda in maniera molto moderna, proiettata nel futuro, le riviste del passato. Se Certo. tu dà soddisfazione per le fotografie, bellissime, a volte anche su Molto. pagina intera, ma dà soddisfazione anche a chi scrive, perché il testo è importantissimo. E poter Molto. parlare, diciamo, a lungo, scrivere a lungo, ti permette di spiegare tante cose. Ed è così raro, no? Oggi consumiamo tutto a ritmo, non voglio dire di tweet, però bene o male poi la realtà è Scandito quella. molto più velocemente rispetto Invece a ogni una tanto è volta, magari. bello sedersi e fare conversazioni ad ampio respiro, io penso. Certo, Anche per chi ci segue, certo. oltre che per me e per te. Per me senz'altro. Ovviamente anche per me. Infatti poi era una cosa che già ti avevo promesso una diretta del genere in cui avremmo parlato anche di Belli e Dannati, se ricordi l'anno scorso ne parlammo e per me ogni promessa è debito, sono fatto No, così. io ti ringrazio, sono contento che ti sia piaciuto, perché dico, quello è proprio, ogni libro è speciale. Quel libro, Sì. se vogliamo, è un po' più speciale proprio per la peculiarità che ha e per la dose di rischio. Quindi Certo. grazie alla casa editrice che poi lo pubblica. Però ci tengo, secondo me, perché se quando riesci a combinare tante cose, cercare di fare narrativa da argomenti che si prestano soltanto alla saggistica, se poi ci Certo. riesci. Mi piace, sono contento che sia piaciuto anche il racconto inedito pubblicato da Auto Italiana. Molto. Cioè, così, forse riesce ad aggiungere qualcosina. Va bene. Certo, infatti mi ricordo quando ne parlammo l'anno scorso, quando ti inviai la recensione, che eri molto felice che mi avesse colpito così tanto perché tu ci puntavi, ci punti ancora, tant'è che ne uscirà un seguito su questo libro di Belli e Dannati, proprio per questa sua peculiarità della composizione. Sei, a volte si dimentica che. Tu puoi fare, ma anche nei saggi, tu puoi fare ricerca finché ne hai voglia, ma poi devi scriverlo. A volte si dà Certo. per scontato che l'elemento scrittura sia, non dico secondario, ma venga da sé. Ma ti posso assicurare che Umberto ed io, quando anche lavoriamo a quattro mani, cioè il lavoro pazzesco è cercare non solo di omogeneizzare i nostri stili, cosa che ci viene peraltro relativamente semplice, ma cercare di presentarlo nella forma più bella anche stilisticamente. E un po' il Certo. problema in Italia è che nessuno si sofferma. Io i complimenti per come è scritto Ferrari Rex li ho avuti sulla versione inglese, che fortunatamente ho lavorato sulla traduzione, se no avrei ricevuto i complimenti su come è stato scritto il libro da un libro tradotto. In Italia troppo spesso magari si parla della ricerca, si parla dei fatti, si parla del libro, ma non si parla della parte poi di creatività tua, perché uno scrittore, Umberto ed io penso che lo rappresentiamo bene, anche quando fanno saggistica, caso del libro su Villeneuve, c'è sempre una parte creativa, che è quella dello stile. Certo. Ecco perché mi aveva colpito la tua recensione. Ti ringrazio, Quando, ti... qua, eh, poi finisco, quando la lettera, quando la lettura di quella sera dice, inizia narrativa italiana, quindi ti bolla come narrativa italiana, cioè fantastico. Cioè qualcuno si prende la briga di capire come scrivi, quando ti mette le stelline di fianco allo stile, c'è qualcuno che ti giudica. Poi può anche non piacergli, fortunatamente alla lettura sono piaciuto, lo stile è piaciuto, ma è quello che si chiede. E oggi quando si fa Certo. recensioni si parla di tutto e spesso e volentieri non si parla della scrittura, che poi a voler vedere è la cosa più importante. Finisco, il passero solitario parla di un uccellino, Sì, argomento assurdo, ma come è scritto? Non voglio dirti che di finto divinamente, parla di una siepe perché non parla di una siepe, ma è come si scrive che fa la differenza. certo, Anche se ovviamente. non sei Leopardi e anche se non sei Hemingway. Esatto, è quel che si lascia nel modo di scrittura, tra l'altro. Puoi parlare di qualsiasi cosa, però secondo me se sai scrivere, se sai dare un messaggio e sai imprimere sentimento in quelle parole che tu scrivi, puoi parlare davvero di qualsiasi cosa, verrà un ottimo lavoro, almeno secondo me. Ed è quello che comunque hai fatto tu, adattare
un argomento di saggistica, che è quello della vita di piloti Formula 1, avventure e quant'altro, in diversi anni degli anni 70, tutto sì. Il decennio degli anni 70, con discorsi diretti, aneddoti, ovviamente quelli romanzati, però come dici tu, partendo da basi reali, da fonti reali, hai creato un universo quasi a parte in cui hai fatto immergere completamente il lettore, quasi vivendolo. Io tra l'altro questo me lo sono ricordato in maniera molto piacevole questa mattina quando ho riletto per la seconda volta, perché l'ho letto la prima volta quando è uscito nella rivista 7 di Auto Italiana, quindi parliamo di due numeri fa, quindi due stagioni fa, ma me l'hai fatto ricordare anche questa mattina. No, ripeto, io ti ringrazio, questo mi fa particolarmente piacere. Se tu prendi Belle Dannate, se tu prendi, scusami, La Congiura degli Innocenti, ci sono 600 note a piedi pagina, Ferrari Rex ce ne sono 2500. Cioè, la maniera che ho di scrivere in saggistica è Umberto lo stesso. Cioè, noi rispettiamo quello che è successo. Se abbiamo delle fonti che ci dicono così, è così. Altrimenti, certo, noi non romanziamo la saggistica, non la devi romanzare, cosa che invece, certo, purtroppo avviene fin troppo spesso. I giornali editorializzano la cronaca ed è sbagliato. E allora a questo punto, a un certo punto ho deciso, va bene, ho capito, lì devo rispettare certi parametri. Se riesco a trasformare, dare un senso alla narrativa partendo da questi episodi, posso sbizzarrirmi. Tant'è che, certo, Belli e Dannati o La notte che Dio ebbe paura funzionerebbero anche se io cambiassi i nomi dei protagonisti. Certo. E io a un certo punto, per Belli e Dannati, so che mi rendo conto che sto portando oltre il limite temporale, ma adesso finisco. Belli e Dannati a un certo punto avevo proposto: cambiamo tutti i nomi, mettiamo solo nomi di fantasia. Sì. Poi, siccome comunque pubblicare un libro è chiaramente un lavoro, un business, quindi deve dare un tornaconto, ovviamente, giustamente, in casa editrice si è pensato che per i giovani o coloro che non sono appassionati di corse, quindi guardano soltanto il racconto, magari Niki Lauda no, ma Jochen Rindt è un nome tra tanti, potrebbe essere inventato. Viceversa, per chi ha la mia età, un po' più giovane, un po' più vecchio, li riporti indietro all'epoca e quindi diventa un altro motivo d'acquisto. Quindi vai a beccare due fasce, vai a prendere due fasce diverse di pubblico. Ma secondo me, e penso, spero che tu possa confermarlo, Belli e Dannati, nella notte che Dio ebbe paura, potrebbero vivere anche se tu al posto di Niki Lauda mettessi Johann Strauss, non lo so. Sì, e sono racconti che è la storia che si è dato bene. È quella la storia, che il personaggio, la psicologia dei personaggi, così, per tu puoi cambiare il nome, se anziché Jochen Rindt e Nina Rindt metti degli altri nomi austriaci o svedesi, che non cambia niente, non ti cambia il risultato, perché, esatto, è la storia, quello che è importante, è la psiche dei personaggi, e tutto il resto, anche l'empatia che uno percepisce, ma l'atmosfera che si va a creare, perché ti ripeto, quelle parole mi sembrava quasi di viverle nel mio immaginario. C'è la scena di lui che si accascia sulla poltrona per la notizia avuta di Niki Lauda all'incidente del Nürburgring, erano nella mia mente tutte scene vive. Sai, lì ti ringrazio, lì il bello è che quando scrivi, soprattutto quando scrivi il racconto, perché il romanzo chiaramente lo devi fare su diversi mesi, perché richiede tempo. Io racconto, in realtà, e questo probabilmente è il più lungo che abbia mai scritto, è tra i più, no, più lungo forse è un altro che c'è nel prossimo libro. Comunque, i miei racconti vanno da un minimo di 1500 parole, un massimo di 5.000, ma lo fai in 3 giorni, capisci? Sei quasi in tranche agonistica, cioè vai e per 3 giorni lavori su quello. Quindi da una parte è divertente perché vedi inizio alla fine in tempo molto breve, e dall'altro ci lavoro su quello, e a un certo punto scattano dei meccanismi per cui tu non si neanche prendi con le pinze quello che dico, perché quando lo sentivo dire da altri scrittori dicevo sì, questi qua te la racconto, insomma non è vero, in realtà è vero, a un certo punto sono i personaggi che vanno per conto loro, e tu sei qui, sei soltanto quello che trascrive, la tua testa che lavora più velocemente della tua mano, in questo senso la mano ha 3 sui tasti, ma è vero. Allora a un certo punto ti viene tutti insieme, allora c'è questo che gioca a scacchi, allora mi ricorda quest'altro, mette quell'altra parte, ed è, secondo me, bellissimo. Ed è una forma, quella dei racconti, che viene utilizzata pochissimo oggi, ma che ha un grandissimo pregio. Aspetta che mi sta finendo la batteria, negli ultimi 30 secondi devo metterla, perché sennò non ce l'ho più. Ha un grandissimo pregio, cioè che
puoi lavorare su argomenti anche relativamente diversi, un po' come quando fai le canzoni di un libro, di un disco, un cosa disco che io non ho mai fatto, ovviamente. Ma in Belli e Dannati questo è stato fatto. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto, se tu pensi a Ghiaccio Bollente, che è il terzo racconto di Belli e Dannati, è una cosa, diciamo, carina, divertente, leggera. Perché? Perché viene dopo due incidenti e viene prima del terzo. A un certo punto mi sono reso conto, una volta a Bruce Springsteen chiesero, capito, ma quando sei dal vivo perché non fai mai più di due canzoni di Darkness, di Nebraska, di fila? E lui rispose, perché sono talmente cupe che alla terza la gente uscirebbe, andrebbe in bagno e si suiciderebbe. Quindi devi lavorare anche su quello, cioè sulla scaletta. Certo. E fa parte del processo formativo dello scrittore, perché io non mi ero mai confrontato con questa cosa prima, ma sono tutte cose che impari. Questo è un altro bel segreto, un'altra bella chicca. Questa sera ne abbiamo estrapolate, sono riuscito a fartene estrapolare, a estrapolartene tante, Luca. E ti ringrazio nuovamente per essere stato ospite, ringrazio tutti quelli che hanno seguito questa prima puntata del Motorlet Show, che ricordo andrà in onda da qui fin quando le forze me lo concederanno, ogni mercoledì alle ore 21:30 sulla pagina Facebook di rossomotori.it, e io colgo l'occasione per ricordarvi di seguirci sui nostri profili social Facebook, Instagram, YouTube e Spotify digitando rossomotori.it, e ovviamente rimanendo aggiornati sulle notizie e gli approfondimenti del mondo a due a quattro ruote del motorsport, andate e visitate il nostro sito internet dedicato www.rossomotori.it. Luca, io ti ringrazio nuovamente, ora noi ci salutiamo dietro le quinte e auguro a tutti una buona serata. Ciao ragazzi. Grazie a tutti, grazie Raffaello.